Buonasera amici telespettatori, Tempi Supplementari torna con voi in diretta, prettamente in diretta alle ore 20 e 10 circa. Parliamo di calcio, parliamo della nostra Serie D sino alla seconda categoria, con tutti i risultati che sono arrivati ieri, con una squadra che insomma a Carminati lo fanno santo quando passa da Verto, adesso fra poco, una squadra che balza in vetta alla classifica grazie ai due pareggi di ieri delle formazioni che stavano davanti, cioè il Tergata e il Villongo, la Vertovese, una delle nostre formazioni, adesso in vetta alla classifica. Parleremo tanto di promozione questa sera, anche con l'ospite in studio che poi arriverà nella seconda parte insieme a Stefano Savoldelli, come tanta eccellenza, perché non sono arrivati risultati positivi, anzi molto negativi per le nostre formazioni ieri pomeriggio, ma una finestra grossissima sulla prima categoria, il girone dal Falco, la vittoria per 4-0 con le immagini e interviste, ma anche il girone F con le immagini di Sellero Virtus Lovere, la vittoria di Lovere ribalta la situazione e il big match tra Baradello e Castellizzato, ovviamente con le interviste. Ma partiamo come di conseguito con la Serie D, anzi io prima parto a salutare i miei ospiti, esatto, parto a salutare i miei ospiti che sono Pinotto. Luca Carminati, Pinotto, io Pinotto. Paolo Piccinelli e Luca Carminati, ciao, buona serata. Ciao, vogliamo dire qualcosa prima sulla Serie D, Luca, servo qualcosa? No, io preferisco fare step. Partiamo dalla Serie D, perché è giornata importante anche ieri, dove vede la Pro Patria adesso staccare tutte le altre formazioni e ha una partita in meno rispetto alle altre squadre, la formazione della Pro Patria, pareggia il Darfo fuori casa con il Trento, vittoria netta della Virtus Bergamo, che adesso si porta a ridosso delle altre in un campionato che insomma rezzato stenta. Allora Paolo, le altre ne approfittano, sì, anche se la Pro Patria non stenta. Come vediamo anche dalla grafica, 5 pareggi, non era credo mai successo quest'anno, è un segnale direi abbastanza significativo, 24 reti complessive in una giornata in cui soltanto la Virtus Bergamo fa veramente la parte del Leone. Hai detto bene, la Pro Patria conquista in solitario la vetta della classifica. Senza i gol di Santana ieri. Ieri mancava Santana, mancava Di Sabato, mancava Lenoci, cioè nonostante queste assenze importanti, Javorcic, l'allenatore ex giocatore del Brescia, per chi se lo ricorda, è riuscito comunque ad andare a vincere su un campo che è diventato un pochettino più difficile nelle ultime giornate. Chiedere a Rezzato per informazioni. Ma io conoscendo Cavagna ho paura che settimana anche l'allenatore del Lumezzane, anche perché ci sarà un altro allenatore, anche l'allenatore del Lumezzane possa rischiare qualcosa, perché già non era contento delle ultime due pareggi, degli ultimi due risultati del Lumezzane. Il presidente Cavagna si aspetta chissà che cosa di più. Capito. Adesso stanno facendo bene, secondo me, deve trovare una quadratura, un'ossatura che sta, mi sembra che abbia già, gli ha giocato una buona squadra, che ha giocato contro veramente una squadrettina, quindi la partita è stata difficile, venivano dei risultati importanti, però non ricordiamoci che Lumezzane è una squadra che hanno pescato direttamente dal lago di Iseo. Proprio hanno pescato. Esatto, proprio l'hanno proprio pescata, l'hanno tirata fuori e l'hanno detto adesso fai questa categoria, quindi diamo il tempo al mister di lavorare, anche perché comunque, io non vorrei ricordarlo, ma c'ha 8 punti che non sono malvagi. Certo, con la vittoria del Levico ieri, incredibile, e comincia a staccarsi un attimino, mi sembra di cominciare a rivedere il cambiato lo scorso anno, cioè dallo scanso in giù, tutti che lottano per il play-out, per non retrocedere, e comincia a prendersi il largo. Beh, anche lo scanso ha fatto un colpaccio, doppio colpaccio, sì, perché vittoria realizzato, vittoria con la Romanese. Sì, però calcola che comunque è ancora molto distante dalle medie classifiche, perché se non avesse fatto quei due risultati qui, Arnaldo, cioè eravamo a parlare di retrocesse sicura. Quindi è un bel campionato, a me piace, come piace molto la continuità dei risultati poi del Darfo, che ne parleremo. Che adesso ne dovremo parlare, hai detto di Levico, sarà mercoledì. Sì, mercoledì c'è un turno infrasettimanale, il giorno dei Santi, si giocherà la Serie di gioca, il Darfo affronterà il Levico in casa, sarà una sfida difficile perché il Levico sta andando forte, ha battuto il Ciliverghe, avremo anche dei gol di questa partita, curiosi, perché una telecamera fissa dietro la porta, quindi un'ottica un po' inconsueta. Fammi dire due parole anche sul Rezzato. C'è stato l'avvicendamento tecnico, come si dice, Quaresmini ha lasciato il posto a Filippini, ci si aspettava la scossa, ma non è arrivata questa scossa. Non oso pensare a Rezzato cosa pensino dopo questo pareggio abbastanza. È squalificato, non era in panchina, sì, ieri, capito, però è lui l'allenatore. È lui virtualmente l'allenatore. Queste sono le immagini del repertorio della settimana scorsa con il Rezzato che perse contro lo Scarpa. Piccolo fallettino. Sì, un piccolo fallettino. No, questo perché il Rezzato ha giocato quasi un'ora in superiorità numerica, quindi l'aggravante di questa partita.
Ieri invece è arrivato il pareggio con la Bustese, anche qua un pareggio faticato perché la Bustese si era portata in vantaggio e soltanto nel secondo tempo è arrivato il pareggio liberatorio. Ma è un Rezzato che ha bisogno, secondo me, forse di trovare una maggior quadratura. Troppi galli in quel pollaio, troppe stelle non sono garanzia di qualità, E penso che il mercato che si aprirà, poi avremo magari qualche direttore sportivo, penso che il mercato che si aprirà qualcuno di quei galli se ne andranno, perché abbiamo visto Bertazzoli, Bellazzini ieri, titolari. Ecco, saranno quelli probabilmente i giocatori, poi arriverà qualcuno a far panchina, ma i Marzeglia. È vero che con i 5 cambi bene o male riesce ad accontentare un po' tutti, però forse loro per far giocare un po' tutti non stanno dando continuità ad una squadra, perché come vedi Bertazzoli, Bellazzini, però a volte gioca Marzeglia, a volte, cioè, anche lì secondo me bisogna fare un po' di chiarezza. Poi leggevo stamattina che Filippini era partito con la difesa 3, poi ha avuto un infortunio inizialmente di un difensore, ha dovuto passare ancora la difesa 4, quindi si è un po' scombussolato. Stiamo parlando di una super squadra che non può ovviamente attaccarsi a questi dettagli minimi. Sono segnali che la squadra non sta ancora girando. Allora, partirei con le immagini, dico a Felice partire con le immagini, c'è po' per Golettese Lecco, perché faccio domanda a Luca, e io da 2 settimane che dico ma attenzione a questo Lecco, perché allora la Propatria a qualcosina ha fatto, sta allungando, ma le altre che stanno un attimino stentando, se lasci rientrare questo Lecco che adesso ha 5-6 lunghezze, poi diventa pericoloso. Anche il pareggio di ieri con la Pergolettese è un segnale che questo Lecco adesso c'è. Io la penso come te, la penso uguale a te, la squadra è... diventa molto pericoloso. Mi sembra una squadra che adesso si cura dei propri mezzi, probabilmente, anzi ne sono quasi certo, adesso c'è anche più tranquillità e più entusiasmo in questa cittadina, e quindi si lavora meglio, gli attaccanti sono più sereni, più tranquilli, perché adesso Bertani ha fatto doppietta, fa gol e fa il fuoriclasse che è, lasciandolo molto tranquillo, e quindi ieri un punto pesantissimo a prescindere dall'altalenanza di risultati che fa questa Pergolettese, però io dico che è una squadra in salute, e quindi l'Ecco dobbiamo tenerlo monitorato, come dici tu, perché potrà fare un ottimo campionato. Ma c'era un rigore però per la Pergolettese, non questo fallo di mano? Sì, ma minimo. Questi si prendono morale, ieri è una partita importante, le altre classifiche, Pergolettese, l'Ecco, una partita di altissima classifica. E qua ancora una volta Ferrario che va sul secondo palo, lasciato completamente libero, questo è un film che abbiamo visto tante volte, bravo Ferrario, però vedi che Ferrario ad Arfo situazioni del genere non le ha avute, quindi probabilmente anche le difese hanno delle loro responsabilità. E stiamo parlando del Darfo, della miglior difesa del campionato, con solo 7 gol subiti in questo campionato. Sì. Difficoltà a andare a rete, la formazione del Darfo, l'abbiamo sempre detto, forse anche per il modo di gioco, forse perché in assenza del vero come bomber. Il Breno è la miglior difesa dell'eccellenza, ve la butto lì. Il Breno è la miglior difesa dell'eccellenza? Sì, ma anche... No, ve la butto lì, cioè... Sì, no, vabbè, ma... Cioè... Non mi provocare, è un dato di fatto. Anche il miglior attacco? No, purtroppo no. Ah, ok. Perché se adesso è arrivato anche Ricky Poma, l'Orsa diventerà una battaglia per le migliori difese. Poi che a segnare che si fa a difficoltà, perché per vincere le partite poi bisogna buttarla anche dentro. Altre immagini, possiamo parlare già con altre immagini prima di passare a Virtus Bergamo, che entra con noi costantemente adesso, tutti i lunedì sera, la formazione della Virtus Bergamo con immagini, interviste, i contributi grazie alla società, come un po' la formazione del Darfo. Prima andiamo a vederci le altre immagini, cioè quelle altre squadre, quelle che prepara Maglia Paolo. Bianca, la Bustese che realizza qua il gol del vantaggio. Il portiere cosa dici qua? Insomma, ha beccato proprio l'angolino, è stato, ma bravo, forse sì. Sì, è stato bravo, ha tenuto basso sul secondo palo. In quei casi qua difficilmente dai colpo al portiere, perché è forte la rasoterra sul secondo palo, quindi tende a coprire il tuo palo. Poi andiamo, ha fatto un gran gol, secondo me, dai. Alla fine, rivedendo le azioni di repertorio che hai fatto vedere di scanso Rezzato, direi che il primo gol che ha preso quello del Rezzato mi ricorda molto Andanovic contro la Sampdoria, cioè il portiere lì, cioè deve uscire. Non sì. Cioè, quelli sono errori secondo me dei portieri, questo è stato... Mi dico, però sono tanti in maglia bianca, si sono lasciati tipo sfuggire. Sono d'accordo, questo è un errore difensivo, a 5 dietro, ce ne sono 2 dei blu, hanno preso gol, è ridicolo. Però anche questo... ci hanno parlato di un assedio del Rezzato. Ma anche con lo scanso c'era stato un assedio, esatto, nel finale, però sono assedi che non portano da nessuna parte, perché se finiscono in parità o in sconfitta sono assedi sterili. D'accordo. Altre immagini? Possiamo andarci a vedere cos'è Levico, che ha battuto il Civi Verghi. Queste sono immagini di Caravaggio Crema,
finita 1-1 anche qua. Recupero in extremis del Caravaggio. Sì, però un Crema che fa fatica, l'abbiamo già detto anche le volte scorse, fa fatica a trovare la continuità. D'altra parte, sai, le neopromosse, anche se si attrezzano molto, come nel caso del Rezzato, un po' di dazio lo pagano probabilmente. Qua il gol del vantaggio del Crema, poi arriverà il pareggio del Caravaggio, credo 10 minuti dalla fine. Caravaggio sta facendo, secondo me, il suo solito campionato. Non ha avuto, diciamo, un inizio buono, perché si era trovato anche in vetta alla classifica nelle prime 3-4 giornate. Però questa è la dimensione del Caravaggio, una squadra da medio-alta classifica che non rischierà praticamente nulla e che sarà sempre molto difficile da affrontare. Sono d'accordo. Probabilmente anche il Crema dovrà capire che la sua dimensione è questa, di fare un campionato di transizione. Ma non so se la capirà, perché di fare un campionato di transizione ormai. Io non penso che Crema la pensino come te. Cioè, è come dire, è come, ma tu spenderesti tanto adesso, no, per no, lo so, però potresti fare un paragone. Il Crema lo paragonerei al Breno. Cioè, non puoi pensare che possa fare un campionato così scandaloso. Cioè, è un campionato che sta facendo il Crema, è brutto. Cioè, quindi non puoi, però quello che forse l'altro diceva adesso, sì, intervieni, cosa fai per intervenire? Per arrivare terzo, hai uno sprego di punti da recuperare a un sacco, però di squadre. Lunga, cosa però fai? Paolo è lunga, Cribio. Cioè, io credo sempre che nel calcio, io ti posso dire che se vuoi provare a vincere devi intervenire subito, perché comunque il campionato sono, cioè vediamo il campionato comunque, che alla fine vedi il Levico che ferma lo squadrone, quell'altro che comunque il Darfo che pareggia, fa un punto inaspettato, alla fine Lumezzane diventa un'arma a doppio taglio che può fermare chiunque. Cioè è lungo il campionato. Certo, adesso è un po' di distanza, però puoi ancora giocare. Se vuoi rientrare nei playoff, puoi ancora rientrare. Devi sistemare qualcosa. Io non so cosa i problemi del Crema quali siano, però secondo me erano delle pretendenti a passare per tutti in categorie superiori. No, sono d'accordo. In estate si parlava del Crema, della Propatria, del Rezzato, come il facessero il campionato soli, e invece alla fine non è così in questo momento. Come ritengo che Rezzato, come tu ben sai, andrà a svincolare qualcuno, a liberare qualcuno di forte, ma secondo me andrà a prendere qualcuno Filippini che vuole lui qualche suo cavallo. Il nome di Galuppini è circolato già nelle scorse settimane, con Bertazzoli formerebbe la coppia fenomenale che ha avuto Ciliverga l'anno scorso. Sì, però voglio dire, non è che adesso ha lì sono d'accordo, non ha giocato nel CSI, no, sono d'accordo con te. Ci siamo visti, ci saranno Grumel e il pareggio fra queste due formazioni, andiamoci a vedere. Quali sono le immagini da dietro, i due gol del Levico, qua un'azione insistita, il portiere che fa quello che può, i difensori che secondo me lasciano troppo spazio agli attaccanti senza il portiere che fa il primo errore. E qua c'è questo giocatore che gli dà fastidio, io non lo so, però mi sembra che sia una posizione irregolare di questi giocatori. Se abbiamo modo di rivederla, perché la calcio di punizione, questi qua ballano davanti al portiere in netta posizione di fuorigioco, ostruiscono la sua visuale. Questo è il primo gol. Questo primo. Sbaglia lui qua. Sì. A rimettere la palla. Deve tenere lì la palla. Esatto. Ok, poi è stato bravo a fare il miracolo. Guarda invece il secondo gol. Calcio di punizione, c'è la barriera schierata, ma ce ne sono un paio davanti a lui. Sì, che gli danno fastidio. Questo poi si sposta, ma è fuori gioco tutta la vita. È fuori gioco. A meno che non ci fosse qualche giocatore non inquadrato. È fuori gioco tutta la vita. Cioè, è fallo tutta la vita. Come fai a non fischiare fuori gioco? È fallo tutta la vita, ma a meno che non ci sia un uomo sul palo da qualche parte vicino al palo. Ma dove sia? Dov'è che era a parlare con la bandierina? Sui pali non c'era. Cioè, fallo tutta la vita. C'era quattro in barriera. Cioè, fallo tutta la vita questo. I due davanti al portiere, il colpo che segue lì. Non puoi giudicarli passivi questi, perché anzi hanno costruito la visuale. Sì, comunque il Ciliverga ha perso contro il Levico. E Levico sarà appunto l'avversario del Darfo mercoledì. E questa è la Virtus Bergamo. La Virtus Bergamo in maglia rossa, che ha vinto in maniera potente questa sfida, che era iniziata però male con questo gol, credo. Guarda, quei difensori aspettano il portiere, tu aspetti l'altro aspetta te, e questo qua non ha aspettato nessuno, l'ha buttata dentro. Un gol allucinante che però probabilmente lo mandiamo a suonare. Ha scatenato la reazione veemente della formazione di casa, che poi li ha travolti con quattro reti e altre varie occasioni. Più che errore del portiere, lì da Virtus Bergamo, per me difensori. No, un'incomprensione. Era fuori area, difficile che portiere. Io purtroppo non la penso come te. Qui è stato un gravissimo errore del portiere, Arna. Però doveva uscire fuori dall'area. Ma prendi la chiamata, sicuro, vedi che si allargano. Si sono fermati questi. Allora, se tu non la chiami... Se l'ha chiamata... Paolo, Arnaldo, tu non puoi essere lì se non gliel'hai chiamata, se importa, perché sei un difensore. Cioè, non puoi essere lì, capisci? Se tu chiami la palla, io cerco di difenderti dall'attaccante...
Ma te devi uscire, devi uscire però, è che alla fine mia, tua, sua, come capita sempre, e poi il calcio non ti perdona. Ma no, visto che praticamente la palla era fuori area di rigore, lui non se l'è più sentita di uscire e via. Poi questa volta è andata bene, è ribaltata la situazione e adesso la vediamo lì. Insomma, è inutile, abbiamo detto lunedì anche col presidente qua in studio, è una buona Virtus Bergamo in 12 Questa giocatori. È una squadra che se è al completo è temibile. Se gli mancano magari anche uno o due giocatori, come è successo in alcune occasioni, fa molta fatica. Però è una squadra giovane, Paolo. Sì, sì, beh, la loro forza è che hanno tanti ragazzi da poter buttare dentro ogni volta. Credo che anche ieri abbiano debuttato un paio di giovani che non avevano giocato prima o avevano giocato poco. E, insomma, questa è una forza. Ma d'altra parte, come ha detto anche il presidente la volta scorsa, tu investi nel settore giovanile, ti ripagano il tempo. Sono scelte magari che costano, che ti espongono magari anche a dei sacrifici non solo economici, però alla fine quando hai da buttare dentro i ragazzi che sono già giocano già con lo spirito dei veterani, vuol dire che hai fatto non tombola, hai fatto... Sacrifici economici, poi l'intervista con Calì la manderemo nella seconda parte di Serie D. I sacrifici economici fino a un certo punto nel settore giovanile, perché poi loro hanno la forza di averne creati tanti, di averne tanti in giro in prestito. Adesso che qualche, è così, ma immaginati quando hanno iniziato però a costruire, sì, cioè la garanzia dei risultati non è che ce l'hai. Perché li vediamo adesso. Certo, adesso stanno raccogliendo i frutti di un lavoro importante e ben fatto. E qui abbiamo visto la vittoria netta, insomma, nonostante sia andata sotto della Virtus Bergamo, anche sul piano del gioco, di là di Palombai, o meno, che ha fatto il suo gollettino, il suo centro l'ha timbrato lo stesso, perché nei quattro segnati non può non esserci l'attaccante della Virtus Bergamo. Quando rientriamo andiamo a Sercinci, il centrocampista della Virtus Bergamo, poi avremo lo 0-0 tra Trento e Darfo, mister del Prato, insomma avremo ancora da parlare di Serie D nel secondo blocco. Ci fermiamo, pubblicità. Come consueto siamo a parlare di Serie D, stiamo parlando di Serie D, abbiamo visto le immagini, altre formazioni, partirei un po' con un giro di interviste. Partiamo da, chiedo a Ferri, da Pergolettese Lecco, quella partita dove abbiamo l'attaccante, l'uomo del gol. Carlo Ferrario, il bomber della categoria, non solo della squadra. Il grande bomber di queste categorie, è bomber anche perché... Anche perché cambiando squadra sempre. No, ma soprattutto cambiando squadra resti bomber, perché sai, tante volte resti bomber in una formazione, cambi e vai in difficoltà. Mentre questo cambia squadra in questa categoria, resta bomber. Chi lo prende è una garanzia. Andiamo a sentire Ferriario, fine partita. Purtroppo bisogna stare a quello che è poi il risultato finale, continuare a lavorare, ripeto, sono consapevoli che comunque abbiamo ripreso una partita contro una squadra secondo me molto ben organizzata e con singoli forti, quindi questo ci fa pensare positivo e continuare a lavorare. Sicuramente resta un po' rammarico di non aver portato a casa questi tre punti che potevano essere fondamentali, ma comunque dai, abbiamo pareggiato, quindi diciamo che io voglio sempre guardare il bicchiere mezzo pieno. Adesso mercoledì c'è un'altra battaglia importantissima con una squadra che ha due punti in più di noi. Da domani iniziamo a lavorare guardando bene gli errori che abbiamo fatto, ma anche cose buone che abbiamo fatto, e poi testa arrezzato. Sì, è ben mercoledì, bella partita, rezzato per Goletese e anche Pontigio a Virtus Bergamo, altra bella partita da andare a seguire mercoledì pomeriggio. Andiamo a sentirci altra intervista, poi andiamo a seguire le nostre informazioni, sentiamo sia Melosi che Viganò del Ciserano. Andiamo a sentirli. No, il risultato è più che giusto, anzi abbiamo rischiato di perderla, però a un minuto dalla fine non si possono beccare i contropiedi su una palla inattiva. È stato bravissimo il portiere, ci ha dato quel punto in più, il risultato è giusto per l'espressione delle due squadre in campo. Potevamo cercare di fare qualcosa di più, siamo partiti bene il secondo tempo, poi un po' i giocatori erano qualcuno stanco, qualcuno rientrava, il ritmo è sceso e abbiamo rischiato. Mister 1-1 in trasferta, un buon punto. No, sono due punti persi, perché la partita l'abbiamo interpretata bene, non ho preso tiri in porta io, siamo riusciti a pareggiare una partita assurda, perché abbiamo fatto ancora un'ingenuità incredibile in difesa, perché sul rigore ha fatto l'ingenuità il mio difensore, però poi dopo devi fare gol quando è l'occasione, hai avuto delle occasioni clamorose oggi di far gol e non le hai fatte, e poi dopo è normale che non le vinci, noi abbiamo bisogno di vincere disperatamente purtroppo. Beh Luca, prima di andare a sentirci Calì, le parole di Melosi sono... Ma ha ragione,
Cioè, il marcaggio bravo non serve a nulla, il campionato dei marcaggio i punti. E... devi fare come stava facendo lo scanso, i colpi dello scanso devi fare. Quello che ha fatto la Lumezzana, quello che fa, cioè esatto, devi fare i tre punti. Cioè, quei tre punti, tu facci caso, dopo andremo a riprendere la Virtus Lovere, cioè fino a 15 giorni fa, continuiamo a criticare. Che ci dicevamo, ma diciamo, sì, Sergio, no? Non è possibile questa squadra qua, ha bastato fare la vittoria che si trova subito lì, a ridosso, dei, a sfruttare i pareggi e i risultati negativi di quelle avanti. Cioè, con i tre punti fai la svelta a recuperare il terreno. Se pareggi o perdi, alla fine ti distacchi. Mercoledì c'è Grumelese a scanso, tanto per gradire. Lì i tre punti Melosi li deve fare. Quella ovviamente è la partita importante per lui. Se non li fai lì... con uno scanso che ha il doppio risultato. Però l'anno scorso ne hanno fatti sei col Darfo. Così tanto per... deve arrivare ancora al Darfo. La salvezza è stata utile, cioè per la salvezza è stata utile quella... deve arrivare ancora al Darfo. Il Darfo quando gioca con la Grumelese si mette le mani per metterli loro nei capelli di Cerniaccio. Non miei. Neanche miei, sicuramente. Andiamo a vederci, dai, per chiudere con l'intervista, perché poi avremo quelli del Prato, e vederci poi altre immagini. Ha dato pietta ieri di questo centrocampista della formazione Virtus Bergamo, Calì, è sentito a fine partita. Ci tenevo perché era da un po' che cercavo il gol, sapevo che sarebbe arrivato, stiamo lavorando bene, sono veramente contento. Poi ne sono arrivati due insieme, meglio ancora. Tante belle prestazioni, finalmente appunto ti sei sbloccato. E cosa, che obiettivo puoi avere adesso anche dal punto di vista realizzativo? Ma dal punto di vista personale spero di farne il più possibile, non voglio darmi un numero, spero di fare bene e che la squadra faccia altrettanto. Questo terzo posto come fa paura? Io l'ho detto, la classifica è meglio non guardarla, noi pensiamo domenica dopo domenica a fare il risultato, poi si vedrà. Dal campo com'è stato quando eravate sotto? Cioè, c'era una certa paura o...? La paura è che contro queste squadre subire gol, poi l'abbiamo preso in maniera brutta, ti rende poi la partita difficile perché si chiudono ed è difficile fargli gol. Finalmente siamo riusciti a sbloccarla e poi è stato tutto più facile, siamo stati bravi a sbloccare la partita. È adesso un test importante per capire quali sono le vostre ambizioni col Pontisola. Sì, il Pontisola sta facendo un bel campionato e dobbiamo farci trovare pronti, ma sono sicuro che lo faremo. Beh, due squadre in salute arrivano a Pontisola, cioè, è il derby bergamasco per la Serie D, questo è di eccellenza secondo me. Sì, sono d'accordo. No, Pontisola, Virtus Bergamo, dei settori giovanili, di tutto quanto che ci gira intorno. Sì, anche perché si sono a volte cambiati anche dei dirigenti, sono cambiate, cioè è sempre stato le due squadre, secondo me sono le squadre a ridosso dell'Atalanta, quindi... con l'Albino Leffe ritengo che siano le squadre più importanti della bergamasca. Bella partita, è una bella partita. Se dovessi dare una piccola vantaggio lo darei alla Virtus Bergamo, perché comunque mi piace l'atteggiamento che hanno i ragazzi qua della Virtus Bergamo, mi piace come sta facendo lavorare Madonna tutti questi giovani, perché comunque alla fine c'è niente da fare, come diceva anche Paolo, qui ogni volta arriva qualcuno di nuovo, di giovane. Di là c'è l'esperienza, c'hai gente come Pinto così, che è gente che ha esperienza da vendere, però di qua c'è un allenatore, un gruppo che sta crescendo e ha entusiasmo. Questo ragazzo qua ha entusiasmo e ha voglia di far bene, come tutta la squadra. Poi sul fatto di domenica per domenica è una cosa che dico anch'io nel mio calcio femminile, quindi io vivo sabato per sabato, quindi poi fa niente se voglio domenica, vincere. Domenica va altro. Domenica no, però dico per dirti, a me piace giocarmi anche, io la penso come tanti allenatori, e non è Madonna, giocarmi partita per partita poi alla fine del campionato. È difficile Luca però riuscire, perché se riesci a dare questa mentalità alla squadra di dire non pensiamo fra 15 giorni, pensiamo... Sì, però Paolo non puoi non pensare che sei terzo. Dai. È un modo per schivare le domande, esatto. E dire no, parliamo d'altro. In realtà la classifica la guardano tutti ben volentieri, soprattutto quando sei lì davanti. Cioè, non puoi dire che non la guardo, devo guardarla perché ho 21 punti, sono a una curva dalla Pro Patria e basta un nulla. Hai visto, è bastato un mezzo pareggino del Darfo che andava devastatamente bene domenica scorsa, lo vedi già, ce l'hai già lì. È un bel campionato, certo, più filo in cascina mette prima possibile il Virtus Bergamo, poi... più magari può togliersi qualche soddisfazione. Posso capire un allenatore che dica vabbè, evitiamo di guardare la classifica perché no, se no succede che magari uno si sente più fenomeno di quello che è. Però non credo che sia il caso loro, cioè... anche Paolo, sono abituati comunque da un paio di stagioni a stare
beh, ne hanno vissute anche di brutte, però insomma, alcuni giocatori sono abituati a giocare a certi ritmi con certe tensioni, quindi la classifica non dovrebbe spaventarli. Altra partita che avrà tensione, Rezzato Pergolettese, un Rezzato che fino a ora in casa ha sempre sofferto più del dovuto, poi è arrivato il primo pareggio fuori casa domenica, perché aveva sempre vinto fuori casa la formazione del Rezzato, eccetto in Coppa con il Darfo, è arrivato questo pareggio ieri, però in casa fino a sempre sofferto. Rezzato Pergolettese per entrambe le squadre è un test provante, queste sono le immagini di Trento D'Arfo. Allora, la Pergolettese secondo me non ha molto da perdere, nel senso che va in casa del Rezzato, io credo che chi va a giocare in casa del Rezzato si debba mettere il cuore in pace, sono quelli del Rezzato che probabilmente devono stare molto attenti, perché il minimo errore lì lo paghi, con un Ferrario in versione così straordinaria e così ispirato, gli concedi un metro, questo ti fulmina, e loro a livello difensivo sono abbastanza fragili in questo momento. Trento, dove praticamente il Napoli si gioca un po' di amichevoli precampionato, questo è lo stadio di Trento, Trento sì, Darfo, un bellissimo stadio. Un Trento che deve essere protagonista, è un protagonista un po' negativo anche lui in questo inizio del campionato. Il Darfo maglia nero-verde, il Trento maglia gialla, e stiamo vedendo le immagini dove il Darfo ha praticamente cercato di portare a casa la vittoria, ha fatto la partita al Darfo. Io non sono, allora, leggendo i giornali, l'interpretazione che danno è un buon punto, quello del Darfo, che allunga a 10 la striscia dei risultati utili consecutivi. Io francamente la vedo in maniera diversa, perché il Darfo si presentava a Trento da prima della classe, che sia una prima della classe non strutturale ma più forse da circostanza, cosa non significa? Tu andavi a giocare da prima della classe e avevi l'obbligo morale di fare qualcosa di più di quello che hai fatto, a parte questi paio di tiri si è visto ben poco. Il Trento era in una crisi profonda, un punto nelle ultime 4 partite con l'allenatore oltretutto insomma, abbastanza messo sulla graticola. Quindi io non sono tanto contento, non sarei tanto contento di questo, anche perché qui c'è un gol buonissimo annullato al Trento. C'è un giocatore che salta e secondo il direttore di gara commette fallo, ma in realtà io rivedendola più volte anche con le immagini realizzate dall'operatore del Trento Calcio un pochettino più ravvicinate, francamente quello è un salto normale, questo colpisce la palla, imbecca il compagno che si inserisce tra i difensori e realizza il gol del momentaneo 1-0. L'arbitro non vediamo, non riusciamo a vedere secondo il braccio. Secondo me questo non è fallo. No, secondo me gli ha fischiato la... Cos'è? No, ha saltato e basta. Gli ha fischiato il fatto è che questo qua fisicamente il braccio è molto più potente. Più alto sulla schiena, il braccio alto sulla testa del giocatore. Tra l'altro poi è stato bravo a fare la sceneggiata napoletana e l'arbitro ci casca, ma è stato bravo Lucente lì a cadere. Ah sì? Cioè lì è stato bravo lui a prendersi quel fallo che non c'era. Però ci sta anche, come lo fanno anche se basta che allarghi un po' il braccio, ci sono gli arbitri che ti fischiano anche nulla, quindi è un fallo che puoi fischiare. E comunque per chiudere il discorso, secondo me questo non è un pareggio positivo, ma sono 2 punti persi per il Darfo. Perché affrontava una squadra che ha 8 punti, in grande difficoltà, vogliosa certamente di recuperare, però il Darfo è nettamente superiore. Il problema secondo me è che comincia a essere forse un po' troppo corta la coperta, cioè alcuni giocatori avrebbero forse bisogno di rifiatare e per una serie di motivi che sappiamo non possono rifiatare. Ieri oltretutto un altro difensore è uscito alla fine del primo tempo per infortunio, hai già fuori Mucchetti, hai già fuori Ademi, i giocatori vanno centellinati perché mercoledì si scende in campo ancora. Secondo me è un Darfo che probabilmente pagherà magari questa copertina corta. Adesso c'è anche un calendario, me lo sono segnato, abbastanza ostico, perché dopo il Ledico avrai il Ciliverghe, poi fai il tuo turno di riposo, poi vai incontri l'Eco e Rezzato. Cioè, quindi un mese bello tosto. E con la coperta corta rischi magari di pagare dazio. Probabilmente senza grosse pressioni, Luca, alla fine di questo mese capiremo che Darfo e dove vorrà andare questo Darfo. Sì, io in questo caso qua non sono d'accordissimo con Paolo sul fatto della delusione ieri, perché ieri trovavi una squadra che sicuramente poteva essere l'ultima spiaggia del loro allenatore, quindi ovviamente questo ha messo in condizione di non far giocare il Darfo. Diceva, a me piacerebbe muovere la classifica, è normale che questi arrivano da prima della classe, ma è anche normale che io che vengo da un mese disastroso provo a, giocando in casa, a non far giocare una squadra che sta in salute. Quindi si è trovata anche una squadra un po' rognosa, il Darfo ieri, certo. Hai capito? No, forse era meglio che trovasse una squadra un po' più in salute, che se la giocavano un po' più viso aperto.
Però sono d'accordo con quello che ha detto anche Arnaldo, adesso vediamo in questo mese qua, questo, come hai detto tu, anche le partite che le aspettano, capiamo dopo questa trittico, perché l'Evico è una partita importante però tra la e che devi vincerla, perché poi c'è la Paci di Verghe che alterna i risultati comunque. Ma quindi se vengo dietro al tuo discorso che devi vincerla, vuol dire che il Darfur deve vincere il campionato. Vengo dietro al tuo discorso, nel senso, per capire quando dopo Rezzato, cioè fra un mesetto e una settimana circa, dove sarà, se sei a 3 o 4 punti ancora dalla vetta, se sei a 3 punti dalla vetta, io penso che il pensierino puoi anche tu dire. Calcola, scusa, che devi ancora incontrare la Pro Patria, devi incontrare il Rezzato. Pro Patria sarà lo stadio comunale all'ultima di andata. Poi devi incontrare ancora il Cili Verghe, il Lecco che ovviamente è in crescita e devastante. Non è la squadra di inizio stagione. Lo stesso Levico, attenzione, viene da un buon periodo, infatti tra le trentine è quella messa meglio, battuto ieri il Cili Verghe. Si annuncia un mese tosto e purtroppo nel Prato secondo me ha gli uomini abbastanza contati in un momento delicato. Si sta aspettando il rientro di Mucchetti che nel giro di una settimana farà rientrare. Sentiamo del Prato se ha detto proprio qualcosa su questo, sentiamo il mister. Del fatto del Trento che fosse una buona squadra lo sapevamo che insomma una squadra che è stata costruita per lottare per il vertice si trova in quella situazione qua. Noi abbiamo fatto la nostra gara, nel senso che ci siamo mancati forse un po' di lucidità negli ultimi 15-20 metri, però insomma è stata disputata, è stata fatta una buona gara, nel senso che volevamo avere delle risposte su un campo difficile contro una squadra ostica. Non siamo felicissimi perché gli ultimi 20 minuti insomma con un giocatore in più non siamo riusciti a sfruttare la superiorità numerica, però di contro dimostrato il Darfur ancora di una certa solidità e questo ne sono contento. Siamo mancati un po' nella qualità, nell'ultima scelta, nell'ultima decisione, perché secondo me avevamo delle possibilità per poter sfruttarle, non le abbiamo sfruttate benissimo. Però c'è da dire anche che di contro insomma, c'era un Trento agguerrito che sta attraversando un momento difficile. Sappiamo della forza del Trento, anche se la classifica è questa deficitaria, però credo che veniamo via con un punto importante. Ha debuttato Martina Azzoli, ha debuttato un 2000. E siamo in un momento di difficoltà, sì, perché poi adesso abbiamo ancora altre due partite, l'infrasettimanale, e siamo un po' contati, però insomma ragazzi non c'è da dire niente, perché anche oggi hanno dato dimostrazione di grande attaccamento e di grande spirito. Poi siamo mancati in qualcosina, ma questo lo sappiamo, insomma l'abbiamo ripetuto anche nello spogliatoio, però c'è da recuperare bene e prepararci per mercoledì. Insomma non fanno una piega là, le parole di Grande Prato, stiamo parlando di una squadra che ha fatto debuttare Martina Azzoli, il settore giovanile al Darfur, non stiamo passando il settore giovanile della Juve. In un momento così di grande emergenza di numeri ci sta che fai debuttare i 2000 eccetera eccetera, e sta portando a casa questi risultati con la migliore difesa, ricordiamo un numero di partite senza sconfitte, perché la sconfitta è la prima contro il Crema e poi il Cili Verghe in Coppa e poi solo risultati positivi per la formazione del Darfur. Abbiamo detto prima di chiudere sulla Serie D, abbiamo detto adesso arriva un mese caldo, purtroppo speriamo che rientri Mucchetti, speriamo che rientri qualche giocatore a dare una mano, perché da fine di questo mese anche in casa Darfur, penso che frase così che cerchiamo di avere con noi ospite, una valutazione andrà fatta, riuscirà a capire dove vuoi arrivare, esatto. Perché le potenzialità la squadra le ha evidenziate, ora sta alla società a decidere se avallare, esatto, queste potenzialità. Se a dicembre, quando si riapre il mercato, dire facciamo uno sforzo e mettiamo a posto, poi arriviamo dove arriviamo, oppure dire andiamo avanti così, l'importante è salvarsi bene, magari zona playoff. Ci fermiamo? Salutiamo Paolo, Luca, che fate i bravi, mi raccomando, con l'eccellenza. Ma lo dico subito, perché se no mi rompo le scatole a me. Assolutamente, vorrei rivedere l'intervista di Luca Sanna di settimana scorsa. Felix, riprendila per favore. Non sono d'accordo, però fate voi. Okay. Ricordatevi. No, c'è vabbè, problema. Lo dico a casa perché... Per ora andiamo in pubblicità, poi ci prepariamo. Se riesce a riprenderla, che sentiamo cosa ha detto. Andiamo con l'eccellenza, andiamo con l'ospite in studio, e arriva anche Stefano Savoldelli. Ci fermiamo qua sulla Serie D. Ricordiamo, la Serie D mercoledì scende in campo il suo turno infrasettimanale di campionato. Ovviamente poi magari le immagini di Darfur Levico lunedì le avremo, sperando i gol del Darfur. Pubblicità. Rientriamo in diretta, parliamo di eccellenza, adesso eccellenza, promozione, prima categoria, seconda categoria, insomma tanto da parlare, dove riusciamo a arrivare, ma dobbiamo arrivare perché abbiamo anche tante immagini. Mentre Luca terrà monitorato Verona-Inter, già si girano le scommesse, insomma così a livello amichevole, qua all'interno del nostro studio andiamo a salutare.
Stefano Savoldelli, opinionista, Luca Carminati, buona serata. Ciao. Ma l'ospite Maurizio Epis, DS, ruolo giusto, non è DS, eccolo, cioè, perché io ho direttori generali, direttori sportivi, faccio diventare direttori generali, direttori sportivi e retrocedo magari i direttori generali. Della Ghisalpese però è stato tanto insieme a Zambelli, come sì, dice, a Pranunga, insomma, con Gigi. Ecco, poi il nostro calcio, penso che lo conosci, sì, appena appena, diciamo così, conosci anche il nostro calcio partendo dall'eccellenza. E io partirei, Luca, dal momento difficile, non so di quale delle due, perché a questo punto tutte e due momenti difficili. Partiamo dal girone B, dai, dall'eccellenza del girone B, con i risultati dove cade ancora la formazione dell'Albino Gandino per 2-1 contro il Biano Giono, che ci può anche stare se vogliamo la sconfitta contro la squadra che capeggia la classifica, però che è seconda in classifica. Però fa seguito a questi brutti risultati, hai segnato ancora anche ieri al 93esimo il 2-1, insomma non dà adito questo Albino Gandino di dire, come stiamo dicendo da qualche settimana, sì, allora, non vediamo la luce in fondo al tunnel in questo momento, insomma, dai. Sì, questa settimana ho sentito un paio di volte Bogazzi per il giornale e mi ha fatto un paio di chiacchierate, una più generale, sull'andamento generale, prima della partita, e una dopo la partita di ieri. Chiaramente non sono soddisfatti, stanno avendo problemi che non si aspettavano di avere, perché oltre alle difficoltà difensive faticano a far gol, e l'Albino Gandino è una squadra che ha sempre segnato tantissimo e quest'anno ha preso spampati, quindi sicuramente non pensavano di avere, però questi problemi in questo momento li hanno, ne sono consapevoli, ovviamente me l'ha ripetuto anche lui, chiaramente adesso cercano di far quadrato, cercano di non mollare. Per quanto riguarda la partita di ieri, mi ha detto che se la sono giocata, hanno fatto una buona partita, però insomma ieri si andava anche a Nibiono Giorno con una squadra che ha 19 punti, a un punto dalla prima, quindi una squadra importante. Però Luca, all'inizio campionato Nibiono Giorno, Albino Gandino, dicevamo vabbè, Albino Gandino è uguale a Nibiono Giorno, adesso stiamo dicendo una squadra importante, ma se vogliamo inizio campionato avremmo puntato di più sull'Albino Gandino che sul Nibiono Giorno. Tutta la vita, anche se mio carissimo amico Gio è commisso dall'allenatore del Nibiono, però è stato bravo a costruire questa squadra, secondo me ha trovato l'entusiasmo giusto, io lo seguivo step per step, partita per partita, anche in preparazione, perché poi siamo amici tanto, e aveva entusiasmo, sono partito entusiasmo, i risultati danno entusiasmo. Io ti dico sempre, ho vinto dei campionati che inizialmente, quando giocavo io, partivamo, non eravamo sulla carta vincente, con l'entusiasmo fai tante cose. E il mio Giorno ha l'entusiasmo e adesso ha convinzione, adesso è una bella squadra. La cosa che mi lascia gli 8 punti del mio Gandino sono veramente pochi, play-out chiama vendetta, perché la Trevigliese è una squadraccia e qui non ci scappa, nel senso che è una squadra che deve lottare per salvarsi, ma l'Albino Gandino, poi casa Tese Rogoletto, risale senza nessun problema. Però un 2-2 ieri, e tu hai perso 4-1 in casa nettamente con casa Tese Rogoletto. Ma niente, ha fatto 4 punti in 2 partite, cioè già questo ti dice che comunque è una squadra che sta risalendo e non perde. L'Albino Gandino invece, stiamo parlando di una squadra in grosse difficoltà, vedi, ha ricominciato a vincere anche il Villa Dalmè, cioè il Mappello, comunque l'ex Tezzanese sta continuando a sta facendo il suo bel campionatino. Io la vedo difficile. Io penso che al mercato di riparazione sì, doveva succedere qualcosa qui, perché non penso che Roberto Radici sia contento di questa situazione. Secondo me c'è stato fatto qualche errore. Ma non solo Roby Radici. Penso io che... parlo da allenatore. È stato fatto qualche errore di acquisto, secondo me. Si è sbagliato qualche inserimento o qualche cessione. Questa è la mia opinione. Però adesso a vedere a conti fatti. No, due cose rapidissime. Poi vado da Maurizio. Sì, no, su quello che ha detto Luca, Bogazzi mi ha confermato che chiaramente si siederanno a tavolino lui e Radici e vedranno cosa si può fare, perché sono consapevoli di dover fare qualcosa, ovviamente senza spese folli, senza spese straordinarie, cercando di restare nel budget, qualche intervento si farà. È chiaro che per quanto riguarda Spampati la carriera non si discute, però dopo 8 di campionato non ha segnato nemmeno un gol, penso che quello davanti non sia stato un acquisto chiaramente sbagliato in estate, ma conti di fatti fino a questo momento non ha reso come si aspettava. Sì, beh, era la tua punta di diamante, cioè Spampati doveva essere la punta di diamante, preso apposta per fare quello, che poi non diamo solo la colpa a Spampati, che magari si assumerà le sue colpe come più importanti, però è arrivato in un impianto di gioco, qualche piccolo dubbio che avevamo noi all'inizio, un impianto di gioco che sappiamo quello di Roby Radici è proprio preciso sul impianto di gioco. Per me Maurizio non è quello di Spampati. Peccato perché è un giocatore che nella Valle ha fatto benissimo, me lo ricordo i tempi della Gandinese, aveva fatto benissimo,
Ma io penso che l'Albino Gandino abbia cambiato parecchio in questa stagione. So che ha ceduto Vigani, ha ceduto Fontana, ha ceduto Borlini, e penso che qualcosa magari nel gruppo debba un attimino assestarsi. Per quanto riguarda Spampatti, ritengo che una prima punta di peso che faccia un attimino sportellati e crei gli spazi per Fabio, penso che Spampa... Sì, come era la Virtus Bergamo, che aveva sempre avanti la punta di peso davanti, e poi lo Spampa è l'uomo che dai 16 metri, dai 20 metri... Ma io ricordo di Spampa una cosa, che in Serie D tanti anni, mi ricordo la giocata del regista, sopra la linea difensiva, Spampa corriva, la lasciava scorrere, poi di collo interno mirava il secondo palo, e di gol così ne ha fatti tantissimi. Peccato per questa stagione, insomma. Mentre Albino Gandino c'è un impianto di gioco particolare, fatto di pressing, di tanta velocità, di tanta intensità. Infatti anche i Carobio stanno soffrendo, i giocatori che l'anno scorso sono stati importanti, determinanti, quest'anno stanno un po' soffrendo questa situazione. Sul mercato tu da DS saresti pronto a intervenire oppure... Poi ha detto Stefano, spese non folli, chi vai a trovare, chi vai a cercare? Bisogna capire cosa offre il mercato. Non puoi più sbagliare. E quanto hai da investire. Perché per me le grosse mancanze sono, come hai detto, Vigani, che se n'è andato. Ma io penso più magari Fontana. E Fontana. Penso che Fontana, io non vorrei sbagliarmi, però il Verdello dovrebbe essere terzo in classifica. No, non ti sbagli, Maui. Con Fontana in cabina di regia. No, beh, Luca, Franchini dici bene, dici anche no. Franchini oh, era uno che nell'impianto, sì, Franco, però sai che Franchini, Luca, sai che Franchini... Fa sempre qui in 20-15-20 gol. In promozione li farà in eccellenza, aveva già faticato parecchio. Allora io ho fatto una disamina giusta alla Epice e mi trovo concorde. Secondo me manca un appoggio a Spampatti, non è che sta sbagliando lui, sta facendo un ruolo non suo. Secondo me non c'è il Fabio Spampatti. Non c'è il Cristian Spampatti col Fabio. Esatto. Hai capito che ti voglio dire? Ci vorrebbe Cristian col Fabio, allora c'hai il toro con la che va a sportellate, e questo gli gira intorno, che va a prendere le battute e ti mette la palla dove vuole. A quel punto qua secondo me deve intervenire il Matteo Valenti della situazione, cioè quello che ti dà riferimento avanti, che non c'è. E purtroppo nel gioco che fa Roberto, secondo me Spampatti era stato preso, sì, prendiamo delle punizioni e facciamo qualche gol di rapina, sua esperienza, però mi sembra che le creino gran poche queste cose, queste situazioni, quindi soffrono, poi prendono tanti gol, perché continuano a prendere una vagonata di gol, e questo non è da Gandino, da Albino Gandino, secondo me. E infatti chi c'è? A parte il nome che ha detto Luca Carminati, che non penso che ad Arfo vai pure Albino Gandino. Se non ricordo male, quando ho visto in Coppa l'Albino Gandino, se non sbaglio giocavo con un 4-3-1-2 con Fallonieri e Spampatti davanti e Carobbio che faceva il trequartista. Quando tu sposi con Fallonieri Spampatti e li metti insieme, probabilmente è lì che manca il discorso. Bisognerebbe magari sacrificarne uno per arrivare alla prima punta, oppure giocare con un 4-3-3 e sacrificare magari Carobbio come mezzala. Però non voglio inventare niente, non voglio rubare il mestiere a nessuno. Perché se vogliamo dire, l'anno scorso c'erano Franchini, Borlini, Carobbio e poi anche con Fallonieri, erano i quattro uomini di attacco con una panchina, perché Borlini tante volte entrava in panchina, ma ha fatto un campionato importante anche Borlini l'anno scorso, con Franchini che tagliava, dove non c'era Franchini c'era Borlini, erano quattro giocatori che giocavano a memoria, praticamente si conoscevano a memoria e non davano punti di riferimento alla squadra avversaria. Quest'anno invece c'è questa difficoltà, sicuramente Bogazzi l'avremo con noi fra 2-3 settimane, proprio prima che apra magari il mercato di dicembre. Sì, mi ha detto che viene volentieri, Gli ho chiesto, mi ha detto che verrebbe volentieri. Sì, no, ma lui tranquillamente... Tutto bisogna capire cosa vuol fare Gotti. Perché Gotti può essere la voce Gotti di Gotti. Gotti ti può comprare Icardi, perché se c'è gli gira le scatole, ti compra il giocatore che costa una lira di Dio. Come dice, ascoltate, qua la società ha questi punti qua. Perché Gotti comunque non penso che voglia fare un campionato anomalo. Però, come diceva anche Stefano, bisogna vedere cosa c'è in giro. Ma se tu, cosa c'è in giro, se tu metti mano al rimborso spese, riesci a portare a casa qualcosa. Però devi fare l'acquisto giusto, perché per acquistare cambi modulo, a quel punto provi ad adeguare quello che hai, perché quello che hai è tanta roba. Perché comunque non dimentichiamoci che sono giocatori bravi. È dietro che anche domenica scorsa mi ha preso quel gol mio, al tuo, alla svirgolata, Carrara che sbaglia, il portiere che va giù un'ora dopo. Cioè,
ha commesso tantissimi errori. C'è anche giocatori che gli anni scorsi non sbagliavano mai, quest'anno commettono errori. Cioè tutto un insieme che sembra un po' girare, un po' negativo. Però mi ricordo anche quando poi si rimette, le squadre di Roberto, quando si rimettono a bolla, poi cominciano il loro trend e lo fanno veramente per 4-5 partite. Quindi spero che si possano, il prima possibile, perché poi 8 punti sono veramente pochi. Sì, sì. E mettersi a bolla. Subito domenica devono in casa, avremo ovviamente immagini e interviste, devono riassettarsi, vincere la partita a questo punto per tirarsi su un po' di morale, perché fino a 3-4 domeniche fa non giocava bene, non c'era il gioco di Roby Radici, ma c'erano gli 8 punti in classifica, era messa anche non male. Nelle ultime 3-4 settimane sono arrivate 3-4 sconfitte consecutive, è ovvio che adesso la classifica diventa molto deficitaria. Io andrei nell'eccellenza girone C, perché anche qui abbiamo da parlare negativamente per la formazione del Breno. Parliamo bene della Trense, che ha battuto anche l'Onfalengese 2-1, continua a vincere questa squadra, un solo pareggio adesso, campionato. Ma sicuramente adesso domenica c'è, vince a Breno, il Breno vince con la Trense, quindi nell'intervista dirà che c'è stata gente che prima di che ha gufato, che non è, cioè. Però guarda la classifica, Luca. La Gavorinese ieri ha riposato, ha fatto il suo turno di riposo, 22-16, già 6 punti di stacco fra queste formazioni, un solo pareggio in questo momento dall'inizio campionato della Trense, con Stefano Lorenzi ieri, che oltre ad essere diventato papà ha segnato doppietta in questa categoria. Qui stiamo vedendo invece la sconfitta del Breno, che era chiamato alla continuità. Certo, dopo il grasso io lunedì scorso lo dissi qua in trasmissione, dopo lo sfogo televisivo di Luca, ho detto vabbè, me lo dimostri con la continuità dei risultati, detto, perso, ok pali, ok traverso, ok tutto, però tu torni con uno zero in classifica, torni con una classifica veramente molto molto deficitaria di punti, ti trovi già a 13 punti, dico a questo punto 13 punti di distacco dalla Drense, ti trovi qua a 8 punti di distacco dalla squadra che tu hai battuto. Cioè, quello che ti voglio dire, pensa a te, tu sei ancora a 8 punti in una squadra che tu l'hai fermato. Cioè, mi dà da pensare, poi che non venga a dirmi a me che però bisognava assolutamente, dobbiamo sistemare la squadra, dobbiamo vedere. Certo, poi se fischi alcuni rigori che ci sono o non ci sono, questo purtroppo nella sfortuna poi... No, beh, c'era rigore. Non hai capito, non sto parlando di questa situazione qua, perché ci sono stati degli episodi magari a sfavore del Breno durante queste partite che sono state un po' negative, però la cosa che ti voglio dire io è... Adesso si mangia un gol davanti alla porta. Stiamo parlando di maglia nera e la Calvina. Certo, assolutamente. Il Breno, per chi è a casa magari... Io credo che onestamente non sia tranquillo Luca Sana. Non può... Parlano di... poi andremo a parlare anche un po' nella seconda parte, che tre domeniche che sta seguendo la formazione del Breno, sarà un caso probabilmente, però sai, gli ex mister girano le tribune, ma girano varie partite, e questo invece è tre volte che segue il Breno, e si parla di Faini, ex allenatore della Vinizzolese, sappiamo, insomma, non è che lo diciamo solo noi, non è che vogliamo male Luca Sana, ci mancherebbe, perché i numeri, finora l'abbiamo sempre detto, noi l'abbiamo sempre detto, i numeri parlano per Luca Sana, perché ha fatto grandi cose in tanti anni, però è ovvio che si mette in discussione anche lui, anche la società. Sappiamo che domenica, se non vinceva con la Governolese, bastava anche il pari, facilmente ci sarebbe stato il cambio in panchina. Io non so cosa succederà questa settimana, magari speranno la partita con la Drense. Sì, però io simpaticamente, quando scherzavamo con Paolo prima, cioè il fatto di magari se c'è qualcuno che dica che gufi, che se ne vada via Luca, mi fa veramente sorridere, anche perché io un allenatore che vorrei sempre sulle panchine, e anche perché con uno che quando è in studio poi si può parlare di calcio, proprio Luca Sana. Cioè purtroppo però ho la sfortuna che il mio amico Luca Sana in questo momento sta facendo male. Io sono andato a litigare con il mio amico Maffioletti ad Arfo, ok, ma io non potevo difenderlo quando Adolfo perdeva 5-0 in casa, quando, cioè, io devo fare l'opinionista, e sono in un emittente a fare l'opinionista e essere obiettivo, e a prescindere che siamo amici o no, magari la prima volta sono meno obiettivo, un po' più di parte, ma la seconda cerco di andare, ma la terza cosa devo dire? Che... Poi lo sappiamo che dall'altra parte, loro dall'altra parte, praticamente saremmo così anche noi di là, hai sempre, ti trovi dentro te stesso le scusanti, vedi sempre un po' il negativo fuori e non riesci mai. Poi io credo che poi Paolo vive più che altro la vacca monica. Cioè io credo che anche il tifoso o anche il dirigente non possa dire, ma in bresciano Ghelì con Luca Sana. Noi parliamo dei numeri.
cioè noi non ce l'abbiamo con Luca Sana, anzi siamo contenti che la Tassara, Fondazione Tassara, è una società che ha voglia di far benissimo, cerca di rilanciare un'altra squadra oltre al Darfo a diventare una delle più belle squadre bresciane. Ma la cosa che mi dà fastidio a me è che quando uno viene a dire ma voi ce l'avete con Luca Sana, continuate a sparargli addosso. Noi non spariamo addosso a nessuno, cioè che sia ben chiaro, né io né Paolo né Arnaldo né Stefano, qua si parla solo di risultati e opinioniamo tutte le partite della domenica e purtroppo queste partite dicono che il Breno ha esattamente 9 punti, cioè è una classifica veramente molto ma molto squallida personalmente. Sì, non sono, anzi andiamo in pubblicità, dai, poi quando rientriamo parliamo ancora di Breno, chiederò anche a Ebis cosa farebbe lui in questo momento. Sì, ma Ebis lo metti in difficoltà. Perché... No, tanto l'importante è che non vado su verso Breno. Sono altre. Non c'è problema. Ci fermiamo, dai, breve pubblicitario, rientriamo ancora con l'eccellenza e continuiamo a parlare di questo momento negativo del Breno. Rientriamo in eccellenza, momento difficile per la panchina di Luca Sana, o meglio la panchina del Breno, che poi, Luca, l'abbiamo detto, insomma noi l'abbiamo già anticipato, adesso sembra che magari tutte le colpe siano di Sana, non sono tutte lì perché anche la società probabilmente sul mercato non ha operato come doveva, lo chiedo a te, poi lo chiedo anche al DS e PC. No, ma il problema è che le colpe di Luca Sana è che si incolpa sempre. Avete avallato perché Pepe aveva detto. No, si incolpa sempre l'allenatore. Chi deve pagare sempre l'allenatore, sì, non è? Purtroppo poteva anche essere Piccinelli e Paolo. L'allenatore si diceva Paolo Piccinelli, ma perché in quel momento qua, in una situazione così, a memoria, a prescindere che io il Breno andrò a vederlo, se c'era ancora Luca Sana, mi auguro. Cioè, anche se non lo vedo giocare, ma leggo 4 giornali per capire come sono andate le partite, per capire, e quando ci sono le immagini mi guardo le sintesi, io dico soltanto, io voglio capire, l'allenatore è sempre quello che deve pagare, ed è normale che io devo criticare l'allenatore, perché comunque alla fine, come criticavo gli altri allenatori, come sto mettendo in discussione, non capisco Corrado Aldoni, cioè l'Elea Mo, cioè ok, è lì ancora, cioè io non concepisco una squadra fatta su con Tore, con Bellina, spesi e fior di soldi e non sai più vincere una partita. E cosa dico? Non è che dico no, comunque Aldoni ha fatto la Serie A, ha preparato le scarpe per Ronaldo, quello vero, cioè qui, no, cioè sto dicendo per me Aldoni deve cambiare area, perché comunque purtroppo deve pagare lui, perché la squadra per fare un ottimo campionato c'è, quindi questa è la mia opinione, è quello che penso del Breno. Il Breno c'ha, secondo me, un'intelaiatura forte e non da 9 punti, quindi se dopo tutte queste giornate ha solo 9 punti c'è da dire il problema chi è? Potrebbe essere l'allenatore? Chi è l'allenatore? Luca Sana. Quindi Luca Sana deve stare attento, ma non perché è Luca Sana, ma perché è un discorso di routine in società, cioè chi è che sta saltando nelle grandi squadre? Gli allenatori, perché sono gli allenatori che pagano. Fa niente se quello che magari in campo che hai preso che ti costa di rimborso spese un capitale sta facendo la metà. Però deve sempre chi pagare l'allenatore da quando c'è mondo, con un direttore sportivo te lo può dire anche lui. Ma io, se posso prendere la parola, se non sbaglio il Breno è stata una fusione quest'anno, giusto? Si sì. Sono messe insieme due società. Una persona che fa calcio da tanti anni mi ha sempre detto, Mauri, quando c'è una fusione, la fusione la devono fare i due presidenti, mettere insieme con un direttore sportivo nuovo e un allenatore nuovo, se vuoi che la fusione vada bene. Io non voglio dare colpe né alla società, né al presidente, né all'allenatore, però... Se le cose non vanno bene, probabilmente qualcosa c'è. I due presidenti ci sono stati e ci sono ancora. Mm-hmm. Che poi uno dei due presidenti figura come direttore sportivo, ma è un presidente. Manca, secondo me, il direttore sportivo vero, da eccellenza, che conosca anche le stringhe delle scarpe dei giocatori dell'eccellenza. E l'allenatore, hai detto, non colpa di Luca Sana, perché per me è uno dei migliori allenatori in Valcamonica, se non il migliore, perché Del Prato per me non è della Valcamonica, anche se è nel Darfo, comunque è di fuori. In Valcamonica è forse il migliore allenatore che abbiamo, ma hai detto bene, si doveva partire da un allenatore nuovo che impostava cose nuove, che magari conoscesse bene anche l'eccellenza. Mercato? Beh, c'è una squadra che sta facendo bene nel girone... che parlo del Sondrio, che sta facendo un grosso campionato, che è primo in classifica ma non si accontenta, sta facendo un grossissimo campionato, non ha ancora perso, ha giocatori come Zenga, giocatori come Di Cesare, Pontigia, Balzo, e a dicembre 90% metterà dentro un centrocampista importante. Jacopo Zenga, di amici ne ha tanti, sì. Ha tanti centrocampisti, chi lo sa, magari arriverà un suo amico. Era amico Gestre? Magari, ne Gestero era un suo amico importante. So. No, sto dicendo che era il suo amico importante. No, loro insieme hanno fatto. Perché ci sono giocatori che hanno vinto tanti anni l'eccellenza, ma si spostavano in blocco.
Loro due hanno vinto creando un gruppo nuovo a Lodi, a Fanfulla, e sono saliti in Serie D vincendo la finale playoff contro una squadra veneta che fa ancora la Serie D. L'anno dopo sono andati a Crema, gruppo nuovo, e hanno vinto. E magari può succedere un tempo 3, chi lo sa? Gruppo si riuniscono e invece a Breno qualcuno non li conosceva. Allora andiamo a parlare anche di altro mercato, perché altro allenatore che guidava l'anno scorso il Breno, è stato contattato da Lume che voleva portarsi a casa un allenatore importante, ha cambiato di promozione nel girone bresciano dove è inserito il Bienno, Fiore Giorgi, stavamo parlando, che ha rifiutato la panchina per motivi di lavoro. Lo sapevo già, perché Fiore per motivi di lavoro non riesce a uscire tanto da Valcamonica, è già bello che riesce magari a allenare il Breno o meno col suo lavoro che svolge. Allora Fiore ormai indicato sulla panchina dell'Ome, lui ha rinunciato alla panchina, però ci potrebbe essere il Trovadini per la Valcamonica, che è un allenatore libero da un paio d'anni, che è un altro allenatore che secondo me è molto competente, è stato spalla di Luciano De Paolo, un altro allenatore competente che potrebbe far bene, vediamo sul mercato. E poi sul parco giocatori qualcosa succederà, insomma, penso che anche a Breno qualcuno potrebbe lasciare, arrivare, insomma, perché anche i Rota che sono arrivati, insomma, non sta facendo numeri, insomma. Ma sicuramente cambierà qualcosa. E Albino Gandino cosa arriverà secondo te? Difficile dirlo, ma io sono fiducioso, perché per me Roby Radici è uno degli allenatori più bravi in questa categoria, la conosce, va sempre a vedere un sacco di partite quando può. Io dico di lasciar lavorare tranquillamente Roby e sicuramente il mister farà risultato. Io penso che di pressione ne abbia 0,00. Questo 0 qua, perché Roby direi che è veramente la radice fondata di questa società nuova, veniva dalla società vecchia. Bogazzi, cioè, al di là di quello che può dire a me in privato, ma anche pubblicamente, mi ricordo l'anno scorso quando è venuto ospite, ha detto molto chiaramente: l'Albino Gandino siamo io, Gotti e Radici. Questo ha detto niente. Lo dice molto molto chiaramente. Diceva così anche Zambelli, siamo io. Sì, vabbè. Faccio nomi perché sono arrivati sms, ma siamo io e qualcun altro. Ma poi è rimasto solo qualcun altro. Sì, ok, fine, ok, però... Che c'è stato? No, giusto? Hanno vinto questi. Scusami se no... Sì, ok, anche parallelo per, però. Non faccio nomi però... Anche per Super Gigi... Angelo, io non faccio nomi. Anche per Super Gigi numeri importanti. Allora, Breno Adrense... Potrebbe essere la partita della svolta se ancora Luca Sanna sulla panchina del Breno. Secondo me Luca Sanna sarà ancora allenatore del Breno, perché comunque alla fine come potrebbe fare un'altra partita importante. Come con la Governolese. Sì, assolutamente. Cioè, quindi alla fine tu fai la partita importante come la Governolese e alla fine magari porti ancora a casa morale, ma devi trovare quella continuità che sto dicendo da settimana scorsa, devi trovare la continuità del Breno. Perché il Breno basterebbero veramente due vittorie e un pareggio e ti trovi sopra la metà, allora parliamo di un altro campionato, così stai facendo un campionato anomalo. Certo che se non vinci o pareggi ancora, allora stiamo parlando di una squadra che ha 10 punti e qui a quel punto qua comincerebbe a dire che se l'Adrense ha pareggiato va a 24, ma se vince va a 20, cioè è finito. L'Adrense sta facendo un ottimo campionato. Poi in eccellenza quando attacchi con Lorenzi e Zagari non puoi nasconderti. Io dico che il direttore sportivo Zanardini ha fatto un grosso mercato, perché portare Zagari, Lorenzi, Adro ha fatto il top. E poi l'allenatore Volpi li sta facendo rendere al massimo, quindi bisogna fare solo con applauso a questa... E la vedo anche come il Sondrio, che l'Adrense se ha bisogno, se vede un tassello mezzo vuoto, l'Adrense non avrà problemi di dicembre. Secondo me bisogna capire quanto bene gli si vuole all'Adro, perché il Sondrio fa la Serie D... Penso che la possa fare tranquillamente, perché è strutturata per farlo, sanno cosa fare per portare i giocatori in Valtellina, sanno che c'è bisogno di un certo discorso a livello economico. Per l'Adro io gli auguro di vincere, se vogliono fare la Serie D, ci mancherebbe. Però spero non si facciano male, ma non perché li sto gufando, assolutamente. Sì, però Adro sei vicino a Brescia, non è male, come dicevamo così di Arezzato, ma Adro ha la voglia, società ben coperta, penso che questi vogliono andare in Serie D. Perfetto. Per fare una bella Serie D, un'altra Serie D in terra bresciana, unirsi al Ciliverga, Arezzato e al Darfo, che invece farà la Lega Pro il Darfo l'anno prossimo. Allora, glielo auguriamo magari, perché è ovvio che me l'auguro che il Darfo salga, penso, almeno una delle bresciane che possa salire. Stefano, stavi dicendo? No, un paio di cose rapidissime. Andiamo in promozione. Sì, sono d'accordissimo con loro sul Breno, perché è un dato oggettivo che non sta facendo bene, e a mio avviso sono d'accordissimo sempre con loro che quando le cose vanno male
la colpa è di tutti, da distribuire, tutti hanno, tutte le componenti hanno delle responsabilità. Per quanto riguarda la Rennes, ha detto benissimo Mauri, sta facendo molto bene, è una squadra attrezzata per star su e 6 punti di vantaggio quando non siamo ancora a novembre sulla seconda è un bel vantaggio. Una cosa sulla classifica, perché a guardarla fa specie: Breno, Cazzago Bornato, Brusa Porto, Oceana, tutte sì, anche il Brusa 0-0 con Castellana, anche se Brusa penso che abbia dei pensieri. Tutte le squadre attrezzate e che in estate hanno costruito per far bene sono addirittura nella parte della classifica. Ripeto, se questa classifica l'avessero fatta leggere agli opinionisti, agli addetti ai lavori a agosto, si sarebbero messi a ridere. Noi, io personalmente, ne ho sbagliate parecchie. A parte l'altro, sì, il governo Regge, l'Ancima, le altre ne ho sbagliate parecchie. E l'altra, l'Orceana, che ha 4 punti, ripareggiato con la Louisiana. L'Orceana deve proprio veramente pensare a non retrocedere questa squadra. No, non ha ancora vinto, sono 4 pareggi. Dove ci sono i Federici, i Speziali davanti, i giocatori importanti per questa formazione, che invece si trova a 4 punti. Con grossi problemi questa formazione, che è partita per tutto un altro obiettivo. Quando parti con un obiettivo e lo vedi... E poi ti devi ridimensionare, è dura. Sì, anche perché poi fai mercato, poi interviene il mercato a dicembre, è ancora più dura perché rischi di svenarti. Sì, ma anche mentalmente per il giocatore che è arrivato per fare un campionato di vertice, si trova terz'ultimo a lottare per restare lì, diventa dura cambiare il chip. Campionato di promozione, andiamo a vederci i risultati, perché qui adesso ci siamo, con la Vertovese, la vetta della classifica, ma con Maurizio che parliamo della sua Ghisalpese, che fino a due domeniche fa era la grossa sorpresa del campionato, adesso 2 sconfitte consecutive. No, tre sconfitte, bisogna essere onesti. Una te la lasciamo, l'altra due no. No, meglio essere obiettivi. Questi i risultati: Forza Costanza Sarnico 1-0, Varnese Coccaglio 3-0, Ghisalpese Pranghese 1-2, Covo Villongo 1-1, Lemine San Paolo d'Argon 2-1, Colognese Fiorente Colognola 1-1, Telgate Casazza 0-0, Vertovese Ponteranica 4-0. Adesso la Vertovese comanda la classifica. Devo far partire Luca Carminati sulla Vertovese, perché siamo alla quinta consecutiva. Volevo salutare Gian Andrea Bortolotti, che sono contento per lui e per Paolo, perché secondo me veramente hanno fatto un grandissimo campionato. Io credo che non è un caso che siano primi questi. Cioè lui, io te lo quando, chiudendo la trasmissione, rimarrà scritta e la riprenderemo a fine campionato, ho detto questi qua vinceranno il campionato, non l'ho fatto per fare una battuta, ma perché lo penso veramente. Questa è una grande squadra costruita bene, c'ha degli uomini importanti e ha tenuto degli uomini altrettanto importanti, sia quelli che dello scorso anno sia quelli che ha acquistato, tra giovani e veterani. Ho detto vince giocando male, vince soffrendo, ti ho detto come comincia a giocare non ce n'è più per nessuno. Detto, fatto. Adesso è ancora lunga, però non è un caso che siano primi lì solitari e alla fine guarda... C'è il gol di Sala? Sì, 1-0. Merito un bel gol comunque. Vabbè, è un grande, ne ha fatti tanti così. Ma questo è quello che deve fare Sala, cioè a Vertova l'hanno preso per far questo, non l'hanno preso per... Assolutamente. Perché... Non l'ha preso per fare l'esportivo. Bravo, esatto, questo è un giocatore, è un fuoriclasse per la categoria. E poi non dimentichiamoci che dopo il pareggio fatto dal Villongo... magari un attenuante anche su quella sconfitta fatta a Covo c'è, quindi il problema di Juventina Covo magari contro le grandi si trasforma e ti mette in difficoltà. Non dimentichiamoci che l'armata Villongo ieri non ha vinto con la Juventina Covo, quindi la sconfitta subita subito all'inizio campionato dalla Vertovese può avere un attenuante. Io che sono... tutto sommato è stata l'unica stecca, Luca, perché sì. A Villongo vai, a Villongo perdi, ci può stare, esatto. Partita di alta classifica, può capitare. La stecca grossa della Vertovese è stata quella di andare a perdere con la Juventina Covo e dalla prima giornata di campionato, poi sì. Da lì... Sì, devo dire, del Vertovese l'ho visto praticamente tutte, a parte a Villongo e a Coccaglio. È una squadra che... Domenica ti mandiamo a Casazza. Domenica dopo, quindi ne vedrò 7 su 9. E devo dire che è una squadra che al di là dei risultati, ne ha 25 di fila, è in crescita anche sul piano del gioco. Ieri, devo dire, ha trovato anche un avversario molto, molto abbordabile. 4 gol nella prima mezz'ora, al 30esimo era già finita con... errori, state vedendo, davvero, davvero clamorosi. Avversario portabile che la domenica prima ha preso gol al 50esimo secondo tempo dal Tergate. È vero, domenica scorsa se l'ha giocata. Devo dire, ieri invece no, ieri non è proprio sceso in campo. Poi sentiremo l'intervista che di Cagliani, davvero il Ponteranica non era in campo. Ovviamente nulla toglie alla prestazione della Vertovese, che
davvero non ha sbagliato niente. Per quanto riguarda gli altri risultati, sì, sorpresa il pareggio a Covo del Vilongo, Tergat e Casazza, era col Casazza che è un ritardo in classifica ma era comunque uno sconto diretto, sono due pareggi che secondo me confermano il grande equilibrio di questo campionato, come poi basta vedere la classifica con tante squadre in pochi punti. Bisognerà vedere soprattutto gli sconti diretti e come sempre sarà fondamentale avere continuità del risultato. Sì, poi parliamo della Vertovese quando rientreremo a pubblicità, con le interviste e soprattutto il calendario della Vertovese adesso, perché adesso arriva il momento di vedere se sei forte o se resti in cima alla classifica. Oltre a Casazza arriverà l'Emina, arriverà il Tergata, arriveranno queste formazioni una dietro l'altra contro la Vertovese. Io invece chiedo sui risultati ieri sui risultati ieri non solo della Ghisalbese ma degli altri, qualche sorpresa è stata? Beh, la Gavarnese, che è questa altalena di Gavarnese, ne vince tre, poi ne perde due, poi ne vince due. Ci sta il gruppo, un bel gruppo, l'allenatore conosce benissimo la categoria, è normale. Per dare continuità servono magari altri tipi di giocatori, però penso che per il campionato della Gavarnese questi risultati, anche se un po' non aveva voglia di qualcosa di più la Gavarnese quest'anno? Però ti faccio lo stesso discorso di prima, qualcosa più per andare dove? Esatto. Per poi dover spendere qualcosina di più e poi dover soffrire, ma io penso che sia giusto fare la categoria e dare spazio magari ai giovani del tuo settore giovanile. Questo è un po' il discorso. Pradalunghese è stato un po' mio derby personale ieri, perché io ho fatto 2 anni e mezzo a Pradalunga e quindi no, è stata una bella, sinceramente vi dico che è stata una bella partita. Chi è venuto a Ghisalba a vederla penso che si sia divertito. Sono soddisfatto per certe cose, magari meno soddisfatto per un paio magari di errori che abbiamo fatto, però penso che la vittoria della Pradalunghese sia stata meritata. Mi ha dato fastidio un paio di situazioni, ho rivisto le stesse cose dell'anno scorso. Quando vinci, quando c'è un momento di difficoltà, perché questi partono per fare un buon campionato, un campionato di vertice, parti male perché la squadra comunque ha subito degli infortuni. Tu sai benissimo che Bernardi, io sono stato 2 mesi con lui e sul campo è un allenatore bravissimo, preparatissimo, la squadra sa far dare intensità ai suoi giocatori. È normale che se arrivano dei giocatori che hanno dei problemi, è normale che con Bernardi si fermano, ma non perché Bernardi non è capace di gestirli, perché Bernardi è giusto che li faccia andare a 100 all'ora. Io penso che quando tu in promozione hai in rosa giocatori come Speroni, Nicolosi, Grigis, Cerea, Traini e Ubizzoni, penso che la promozione devi essere di passaggio. Ricordiamoci che Traini fino a qualche tempo fa nel settore giovanile del Ponte San Pietro vincono 2-0 la Team Cup professionista contro l'Ascoli all'Egler, vanno a giocare al Dinamo Anuzzi di Cesena, dopo un quarto d'ora il Ponte è in vantaggio 1-0 destro sotto l'incrocio di Traini. Poi il ragazzo si è un po' perso negli anni, però in promozione è veramente una seconda punta micidiale. E purtroppo adesso ci arriviamo, quando rientriamo siamo ancora sul campionato di promozione a parlare di questo campionato. Adesso ci fermiamo, breve pubblicitario, e poi rientriamo ancora lì. Torniamo in diretta col campionato di promozione, adesso poi andremo a sentire anche le interviste della partita a Vertovese. Scusa, l'Inter cosa fa? No. Vince l'Inter 1-0. Ah, ok. Col di Borca Valero, okay. È l'Inter in vantaggio Verona, ma lì non c'erano dubbi su Inter. C'è Paolo Torino, che mi aggiorna costantemente tenendomi sereno. Su Inter Torino di domenica. Andremo a sentire Paolo Foglio e anche Cagliani per la partita ieri che Stefano ha visto, ma su Stefano, però quello che mi pare di notare ha cambiato tanto la Vertovese che non subisce più gol. Sì, è vero. Tra 4 giornate la formazione difficilmente subisce gol. Sì, vinto con Caglio su un campo comunque. Vabbè. È più quadrata, ha fatto sicuramente qualche cambiamento tattico. Fusabassini è un giocatore eclettico, ma la terzino rende molto. Bravo, è l'altro. Ah, scusa, Fusabassini. Che ti sogno di notte. È l'altro. Ah, ok. Che è eclettico, ricopre tanti ruoli. Ma è prevalentemente un terzino sinistro. È giocatore vero. Giocatore vero, sì, questo giocatore è giocatore di livello assoluto, per la promozione in particolare. Giocando da terzino, ieri anche Luzzana ha giocato da terzino,
secondo me ha dato più solidità alla, alla fase difensiva. Chiaramente poi davanti l'altra variazione importante è stata che ultimamente raramente schiera insieme Bonomi e Sala, li alterna quasi sempre, non perché i due siano di abbiano poca qualità, anzi sono due giocatori per la categoria, ne hanno fin troppa, ma perché probabilmente alla fase difensiva non partecipano molto, sostenerli tutti e due insieme probabilmente va sempre più fatica, alternandoli riescono comunque a avere tanta qualità, perché uno dei due in campo c'è sempre, e allo stesso tempo la squadra è più quadrata. Devi giocare in maniera diversa. Sì, chiaro. Devi appoggiare quei centrocampisti, si accorciano, si può sostenere quella coppia lì, quel terzetto lì. Ha comunque Tagliaferri, ha comunque Gualdi, ha comunque gente di corsa, in mezzo a gente comunque di passo. Gol dell'ex ieri di Sala, perché Pontelani, che lui c'è stato, con Presidente Piastra, con grandi ambizioni, lui i suoi gol li aveva fatti, ma era stato un fallimento totale quell'anno lì per la fallimento formazione. Perché non ha fatto neanche i playoff. Sì, poi una squadra, una... dopo è successo quello che è successo col Pontelani. Gol dell'Egeri per Sala. Poi ci sarà Casazza Vertovese domenica. Dicevamo, attenzione a questo Casazza, tu segui il Casazza. Sarà una bella partita. Beh, loro hanno la fortuna o sfortuna di allenarsi a Cenate Sotto. Io, essendo di Cenate, conosco un attimino le dinamiche. L'ho visto qualche allenamento loro. Devo dire che quando il mister riuscirà a trovare l'intensità, cioè quando la squadra riuscirà a trovare l'intensità giusta, questa squadra farà i punti. Adesso stanno trovando un attimino di difficoltà a trovare questa intensità. L'anno scorso stessa cosa, perché il girone di andata l'aveva chiuso non bene, il Casazza diceva Casazza in difficoltà il girone d'andata, poi una grande striscia nel girone di ritorno. Dici che può essere la stessa cosa? Ma io mi ricordo che l'anno scorso, quando c'è stato questo girone di ritorno, mi ricordo di tanti giocatori che avevano passo, mi ricordo i Colleoni, mi ricordo tanti giocatori che avevano proprio voglia, avevano passo. Adesso come adesso questi giocatori non li vedo. Mi sembra che Colleoni abbia giocato ieri, abbia fatto anche una grossa partita. Bisogna trovare un attimino il mix. Sì, che Mauri, a livello però di sicuramente il mister lo troverà, perché il mister è preparato. A livello di rosa è più forte ancora l'anno scorso. Beh, ha fatto degli innesti importantissimi, c'è poco da fare. Tu dici che fa parte delle cinque sorelle. Tu dici che la Pralunghese era partita con obiettivi importanti. Ma io mi ricordo che in questi due anni e mezzo che ho fatto parlare della filosofia, non avevo messo nella prima fase. La filosofia della società è che la storia la fanno i primi. Quindi penso di sì. Vangelo. Quindi Evangelo, quello che dice Fiammarelli è Vangelo. Non parlo di Vangelo, non parlo di Fiammarelli. Dico che la società ha ambizioni di... Ma parliamoci chiaramente. Quest'anno quella, ridimensionato parecchio. Ha cambiato parecchio. Dicendo, ha ringiovanito, però la qualità è alta in quella squadra. Ieri hanno fatto un po' fatica perché, mancando Cerea, che è il faro del centrocampo, hanno fatto un po' fatica. Però Pradalunga meriterebbero di fare l'eccellenza, perché in quella società ci sono due persone che ti fanno, oltre ai tifosi che quando vinci ti fanno star bene, ci sono due persone in quella società che meriterebbero di fare anche categorie più alte, sono il vicepresidente Marcassoli e il segretario Birolini, che hanno una passione, sono dei signori. Sì, però non puoi fare l'eccellenza. L'eccellenza la puoi fare senza Fiammarelli, quindi loro possono avere passione quanto vogliono, ma però... Il problema è che lì tutto è nato per caso, questa passione che ha preso il presidente. C'è Bio Adalito, che la Pradalunghese, è vero che la storia ha insegnato che è entrato in collaborazione con Gigi e hanno fatto un qualcosa, però diciamo che quello che è stato fatto da Gigi Zambelli, che è notevole, è stato fatto anche comunque con l'avallo di avere una struttura alle spalle che ti ha permesso di fare. Poi Luca, nel calcio, se non hai un presidente... Sto dicendo questo perché comunque alla fine... Sì, le competenze di Zambelli e il suo staff, che l'hanno portato dalla seconda categoria alla promozione con grossi risultati, per me non succedeva quello che succedeva, lo ripeto, se non succedeva l'anno scorso, quello che è successo a dicembre... Anche perché mi risulta, e forse Epis ne sa qualcosa, mi risulta che c'erano problemi col campo di a Pradalunga, ma... Dopo io vado a memoria e qualcuno ha detto: "Vega, pensi, ci metto io, perché sennò qua mi sembra che qualcuno ha messo mano al portafoglio di tasca sua per sistemare." Beh, io mi ricordo, sì, è stata una bella avventura, perché in quel periodo non c'erano le misure a Pradalunga. In 4-4-8 la società
ha lavorato e ha trovato la società Fiammarelli. Sì, no, sicuramente. Vabbè, questa società è uno, ha tirato giù i piloni. La società è un, società è un insieme di persone. Sì, Fiammarelli è presidente. Sì. La società è un insieme di persone, ma quello che ha detto, dai, ci penso io, sennò quando la viene lunga il comune. Io non l'ho sentito di quelle parole, però sì. No, io non le ho sentite neanche io, ma te le assicuro che sono così, sì. Anche perché chi ha fatto i lavori ti posso dire che è stata così. Quindi se Fiammarelli non decideva di fare questa cosa qua, eravamo ancora in ballo ad aspettare che il comune potesse dire, dare o contribuire. Quando alla fine ho detto, ascolta, la testa al toro, la mia squadra, io voglio che vogliano far bene, voglio che abbiano le metrature giuste, le posizioni giuste, ci ha messo tasca, mano al portafoglio. E ha fatto qualcosa di importante. Direi che ha fatto qualcosa di importante. L'unica cosa che dico però è che comunque, come si prendono le lodi, si devono prendere anche le non lodi a Pradalunga, perché adesso io quando che devo dare a Pradalunga, do a Pradalunga, però quando devo dire che stanno facendo male e non va bene, devono accettarle, perché comunque alla fine fa parte del gioco, e vale lo stesso discorso del Breno, e vale lo stesso discorso della Ghisalbese, cioè alla fine, ma dico la Ghisalbese per di tutte le altre squadre, è troppo bello sentirsi dire bravi. Cioè a volte bisogna anche sentirsi dire avete sbagliato, è stato fatto un errore. Cioè io non ho ad esempio Paolo che è una persona che stimo tantissimo, e non avevo, quando ho giocato contro la Vertovese non mi era piaciuta l'intervista dicendo sì però c'ho fuori 7 giocatori, ah, mi sono fatti male. Ma aveva ragione, perché se quei giocatori arrivano con problemi, Paolo durante gli allenamenti alza il ritmo, la colpa non è di Paolo che li allena, ma è di chi è andato a prendere quei giocatori. Sì, poi se hai quando la Pradalunghese recupererà i suoi giocatori, questi punti li fanno, perché la squadra è di categoria. Se Rea Cavalleri, Tanferna e tre di mezzo a campo in promozione, non so quanti ce li hanno. Esatto, quindi. Però io devo andare a sentire Foglio e Cagliani. Vai, perché, vai Giulio. Andiamo prima da Giulio. Dai, sì, andiamo vai. Prima dall'allenatore sconfitto. Felix, mandami Giulio Cagliani con Stefano Savoldelli. Dritto Enrico, il Cagliani, microfono. Partita difficilissima, compromessa subito la prima mezz'ora. A dire la verità, dopo mezz'ora era già finita la partita, perché un gol ottimo di Sale, sappiamo che Sale è capace di fare queste giocate, però poi un'autoreta e un rigore che è tutto da discutere, comunque 3-0 la partita è finita. Poi abbiamo preso il quarto contropiede, nel secondo tempo ho cambiato 5 giocatori perché mi sembrava anche logica non andare al termine con 5 giocatori che avevano subito questi 4 gol qui, e nel secondo tempo dobbiamo dire che abbiamo ottenuto quello che è. Ovviamente, ripeto, anche loro hanno fatto dei cambi, e quando ci sono i cambi si vedono le differenze. È logica, quando vengono cambiati i giocatori di un certo livello e la squadra diventa anche normale. Comunque primo tempo devo dire che la Vertovese andava, se non il doppio, sicuramente 3 volte noi, quindi a questo punto non c'è stata partita. Secondo lei è più una questione fisica, più una questione mentale, le difficoltà di inizio match? Ma quando succedono queste cose, dopo la prestazione che abbiamo avuto col Telgate domenica, sembrava totalmente un'altra squadra. È una questione mentale, che però ovviamente non bisogna trascurare anche l'aspetto fisico, ma soprattutto direi che quando noi subiamo il primo gol e il secondo nel giro di 10 minuti prendiamo 3-0, non posso dire solo questione fisica. Naturalmente i primi 10 minuti si vedeva che la squadra era totalmente in difficoltà, non riuscivamo mai a prendere l'uomo di riferimento. Per la corsa salvezza cosa serve di più? Dove deve crescere questo Ponteranica? Ma per la salvezza noi, il nostro campionato è quello. Ovviamente è chiaro, dobbiamo cercare di giocarci magari meno queste partite qui, però adesso facciamo le corna, abbiamo delle squadre che possono gareggiare con noi, con questo non vuol dire che sono inferiori di noi, se è ben chiaro, però adesso abbiamo, eccetto il Villongo che l'avremo all'ultima dell'andata, abbiamo incontrato tutte le big, e quindi adesso vediamo cosa potremo fare. Comunque ovviamente di tutte le squadre che finora ho incontrato devo fare applauso alla Vertovese, perché i primi 20 minuti ho visto una squadra motivata, veloce, che sa metterti in difficoltà, mentre per quello che mi riguarda le altre squadre mi sembra che si guardano un po' troppo allo specchio, mentre questa è una squadra che dirà la sua sicuramente.
Parola di Giulio Cagliani, insomma. Sì, Cagliani è sempre uno molto schietto, sincero, dice come la pensa. Ovviamente non posso fare il confronto con Villongo e Delgatte perché non l'ho viste. Riguardo alla partita di ieri, penso sia stato molto onesto, la prima mezz'ora davvero, il Ponteranica non l'ha mai vista. Il Delgatte arriverà fra poco allo stadio di Vertova. Andiamo a sentire Paolo Foglio, fine partita. Mister Foglio, 4-0, partita chiusa nella prima mezz'ora, vittoria importante. È importante perché ho visto la squadra giocare meglio rispetto all'ultima partita. Ne sono soddisfatto, i ragazzi hanno fatto bene, dobbiamo continuare così. Spero che non sia un episodio questa partita, spero che da qui cominciamo a giocare come proviamo e come sappiamo. È arrivata la quinta vittoria di fila, però come dice giustamente lei, una crescita importante anche nel gioco, non solo nei risultati. Ma sicuramente poi dopo i risultati danno qualcosa in più a livello di qualità. Normale che se perdiamo 2-3 partite probabilmente oggi non ci saremmo espressi così. Vediamo da 4 risultati positivi, oggi siamo partiti subito bene, abbiamo trovato il gol, abbiamo trovato il raddoppio e poi è venuto tutto più semplice. Quando siamo sopra poi la paura sparisce e giochiamo meglio. Rispetto a Tregatte e Villongo, pensate avere qualcosa in meno o qualcosa in più? Non lo so, con Villongo qualcosa in meno perché abbiamo perso 2-0, quindi con Tregatte non lo so, giocheremo fra 2 settimane, però se godiamoci sta vittoria, però dobbiamo lavorare, se vogliamo stare lì dobbiamo lavorare. E domenica si sarà a Casazza Vertovese, anche lì sentiremo ancora Paolo Foglio, avremo l'intervista che arriva da questa partita, che è una partita molto importante secondo me per la forza della Vertovese, per il Casazza che deve fare a tutti i costi. È importante, poi chiediamo al direttore sportivo, è importante per Corrado Oldoni quella partita qua, anche perché se domenica non vinci puoi essere amico di Fausto Bellina, ma cioè alla fine i risultati può essere li devi vincere. Cioè non puoi fare un campionato, cioè io non posso pensare che anche se siamo amici c'è un campionato dove c'ho uno squadrone e non vinco, cioè posso essere amico quanto vuoi, però devo essere obiettivo, devo essere sopra le parti, l'amicizia a volte purtroppo a malincuore, ma devi metterla da parte, devi contare il risultato, se poi non è colpa di Oldoni, perché giustamente non si ha tempo di aspettare il loro schema, il suo modo di giocare, a quel punto qua chiederò al mio amico Gianluca Biava di Cenate di andare a vedere questa Casazza o questa partita che si è, e poi di farmi una relazione personale. Ma bisogna ricordarsi una cosa però del Casazza, questi sono i quarti di Coppa Italia, vinci la Coppa Italia non è hai vero. Hai due piedi in eccellenza, c'è poco è vero da fare. Adesso non ho saluto questi valutare. Hanno battuto il Villongo, sì. Che è una grossa squadra. Due cose rapidissime, ovviamente il Casazza la Coppa la conosce bene. Esatto, l'ha già vinta in prima quando era salito in promozione. Due cose, Oldoni ovviamente gol di credito dopo l'anno scorso la squadra era meno forte di quale quest'anno, è partita abbastanza male e poi ha fatto finale playoff, a Vertova ha fatto 3 paia, ha preso il 3 paia al 93esimo, se no aveva passato il turno. E in campionato si è partita male, però ovviamente ha comunque 10 punti. Scusami Stefano, ma in quella partita noi c'eravamo, ha pagato la rosa corta. Eh sì. Quella partita è stato quello il problema. Sì, sì, è vero. Io vorrei parlare di Ghisabese con Epis, ma... Ma sulla Ghisabese c'è poco da dire, giovane, abbiamo fatto questa fusione. Nel ritorno ce non hai con noi a parlare ma ancora di Ghisabese, nel ritorno ci rivediamo ancora, questa è una squadra giovane. Tanti giovanissima, giovani, abbiamo fatto questo discorso con la Virtus Bergamo e sono venuti in valle a prenderli. È vero. Questo discorso. Perché ho detto che il presidente che aveva dato dei giocatori. Esatto, a Ghisabese. Nel discorso il presidente della Virtus Bergamo ha detto che aveva dato dei vostri giocatori, anche l'allenatore forse. Sì, Nicolò viene dal loro ambiente. Fino a 3 settimane fa la grossa sorpresa, adesso un po' lì, però il suo campionato è quello di salvarsi. Ma sì. Voi... Mancano ancora 24 punti. Ecco, arriviamo a parlare, vediamo nel ritorno con dei calci punti. Perché dobbiamo prima categoria, abbiamo il girone della Falco. Io chiedo magari. Ci fermiamo con la pubblicità, Felix, oppure partiamo col girone della Falco? Siamo a 30 secondi di pubblicità. Ci fermiamo, allora break pubblicitario, poi abbiamo 3 partite da andare a vedere, non so se ce la facciamo tutti in un blocco, probabilmente faremo seguire quelle, Baradello, Sellero, Virtus Dovere e anche la Falco che ha vinto 4-0 contro il Mozzo. Pubblicità, poi rientriamo in diretta. ...18 minuti di prima categoria, insomma dobbiamo farcela perché abbiamo 3 partite da seguire, 2 gironi soprattutto, la vittoria della Falco per 4-0, partirei con le immagini su Falco Mozzo 4-0, ricordiamo partita che va in onda anche in integrale su Antenna 2, la partita da Falco con il commento di Egidio Mismetti e le riprese di Belotti. Questa è la maglia nero-azzurra della Falco, 4-0, facile col fanalino di coda, non c'è stati problemi. Falco che anche lei, come ha detto De Casazza, è approdata
negli ottavi di Coppa di prima categoria, dunque c'è anche, c'hai i tuoi obiettivi tutto sommato. Sì, è la rosa per farla, perché è anche una rosa molto ampia, rosa attrezzatissima non solo numericalmente ma anche a livello qualitativo. Chiaro, il campionato qualche partita in più l'ha sbagliata, ha perso anche in casa il derby con l'Embrese, però è comunque lì a un punto dalla prima, in Coppa, in corsa, insomma è in linea con gli obiettivi. Come andava il portiere, Luca? Andava in panchina? Non lo so, non la poteva, non poteva mai prenderla, cioè non poteva mai prenderla, quindi vabbè. È uscito con le braccia basse, come dire, mi arriva giù. A me, allora, è tornato in porta Morosini, dopo il disastro della sconfitta con l'Embrese, è tornato tra i pali Morosini, ha fatto il suo, e poi, beh, poi questa squadra qua c'ha Elice che è devastante, è un giocatore... Penso che sia l'uomo, il giocatore di fiducia in campo di Mario Astolfi, sia quello che puoi fare garanzia e affidamento sempre. La Falco è una gran squadra. Io il Mozzo lo vedo, sono a Mozzo, lo vedo ad allenarsi, comunque è una squadra normalissima, quindi lo vedo proprio sempre. E è una squadra comunque che fa normale, e non mi stupisce il fatto di questa sonora sconfitta, anche se inizialmente gli hanno messo un po' in difficoltà, ma la Falco a San Pellegrino sono squadre che comunque... Sì, un campionato diverso dall'altro, sì. Un girone a tre squadre lì, sì, bravissimo, tre qua. Bravissimo, è un campionato che si giocheranno loro tre, e secondo me appena trovano la quadra perfetta, questi qua partono, i nerazzurri di Albino, e stiamo parlando di un'altra promozione. Ma tanto per cambiare, perché è un po' come Rezzato che non vuole lasciare nulla al caso, già si vocifera che arriveranno tre giocatori importanti alla Falco, a dicembre metteranno dentro tre giocatori importanti, tanto per dire. Probabilmente dalla Sion, Zambelli e Radici fanno arrivare su qualcuno per gli ultimi 3-4 mesi, cioè alla fine loro, a parte questa battuta, loro hanno la possibilità di farlo, e loro vogliono vincere, loro si sono spudoratamente... In panchina non vincente, scusami, però in panchina c'è un vincente. Certo. C'è poco da fare. Poi c'è Roby Cortinovic, anche come che è un giocatore come che ha il passo in più. Anche dirigenti sono cioè, parliamo da Veracchi a Nicola Radici a e poi c'è un blocco Sevinelli. C'è un blocco centrale difensivo importante, perché Carlo Marchesi, Perat, Pietta sono giocatori tosti. È un po' sul portiere, che è un po' pericoloso, mi sembra. Ha scelto il giovane Morosini che... Sì, però sai, se trova, io credo che se trova tranquillità lui riesce a fare il suo corpo, anche perché credo con una squadra così che di grossissimi tiri non te ne fanno. Sì, è vero. Cioè, quindi alla fine inizialmente, però secondo me è servita quella lezione lì anche per un discorso per abbassare comunque gli entusiasmi di questi ragazzi qua, e penso che Mario abbia fatto capire a questi ragazzi che attenzione che potete perdere anche con la Nembrese. Cioè, quindi questa è la dimostrazione, quindi non dovete snobbare mai nessuno, e infatti hanno preso il Mozzo con le pinze giuste e li hanno asfaltati. Sì, due cose rapidissime riguardo a quello che dice Luca. È vero, effettivamente, se guardiamo la Falco, in un anno e mezzo ha perso una partita, quella con la Nembrese, e basta. Quando in un anno e mezzo scendi in campo 40 volte e perdi una sola volta, vuol dire che qualcosina in più dai avversari ce l'hai. Per quanto riguarda il portiere, sì, ha sbagliato clamorosamente con la Lombrese, però può essere anche semplicemente una partita sfortunata. Comunque, delle qualità le ha. L'anno scorso a Vertolo ha fatto dei errori, ma ha anche fatto delle buone prestazioni. Sì, sì, no, non so, c'è uno che ha sempre fatto il portiere, non è che... Se l'ha scelto alla Falco, c'è un perché. Non penso che siano dei folli. Fa la regola, esatto. Non è che si è inventato un portiere da ieri sera, cioè, capito? Comunque ha sempre fatto il portiere. È ovvio che il giovane paga un po' anche di queste emozioni. Andiamo a sentire il presidente Peracchi a fine partita. Col presidente Pierangelo Peracchi parliamo di questa vittoria, un bel 4-0 contro il Mozzo. Avete ripetuto il risultato di Coppa Lombardia in settimana? È giusto, è proprio il doppio risultato di mercoledì. Come squadra, diciamo che il Mozzo è tosto come squadra, però si è chiusa subito sull'1-2 gol e non c'è più stata partita. Diciamo che voi siete, diciamo, non in testa forse al campionato, ma siete lì, lo volete vincere. Quest'oggi si è confermata che dopo, diciamo, la brutta disavventura contro la Nembrese, siete una squadra che vuole sempre vincere le partite. Ma sì, è stato un derby un po' rocambolesco, in parte la partita e degli episodi, ma sta bene così. La classifica va bene, siamo lì, però secondo me è un campionato a tre squadre,
avendo già incontrato il San Pellegrino, che è una buona squadra, ma ritengo anche il Longolo. Altre le aspettiamo. Ecco, diciamo allora che volete mantenere il vostro cammino, le ambizioni, come già detto, in tante circostanze ci sono, volete salire di categoria, ci proverete fino alla fine. Mario Astolfi, l'abbiamo visto come al solito un po' arrabbiato in panchina per certe situazioni, anche sul 3-0. Sì, Mario è così, è uno storico, ormai lo conosciamo. Sì, il campionato è ancora lungo, però noi cercheremo di fare il possibile per essere le prime. Ecco, diciamo che la squadra si sta esprimendo bene, anche se girano voci che forse ci sarà qualche ritocco magari nel proseguo del campionato. Non ne so nulla, sinceramente, non lo so. Questo è Pierangelo. Non lo so nulla, Pinocchio confronto è nessuno. È difficile che vengano interviste a dirti. No, guarda che è stato il mio dirigente a Nembro e mi fa piacere rivederlo, Pierangelo, perché è una persona educata, splendida e è una persona a cui voglio... Però gongola lui sotto, magari fuori. Ma è felicissimo, quando certo. Gli diceva allora vice del campionato, non diceva no, diceva sì, esatto, lo stai dicendo le cose giuste. È giusto che si diverta. Andate sul mercato, io non so nulla, può essere, chiedete a Selvinelli, però potrebbe anche fare, ma fa bene, giustamente deve far così. È normale che secondo me se c'è da fare il gancio 2 da inserire, la società Selvinelli e Mario Astolfi, che sono amici da 40 anni, penso che lo facciano per chiudere il cerchio, per provare a vincere subito. E ringraziamo la società perché ci gestisce le immagini, ci fornisce le immagini tutte le domeniche delle partite casalinghe. Ricordiamo immagini che vanno in onda su Antenna 2 TV il lunedì sera. Eccole qua, ieri sera è andata in onda Vertovese Ponteranica, domani alle 14 va in onda ancora Vertovese Ponteranica, mentre questa sera sul canale 628 alle ore 22.30 finita la nostra trasmissione, potete girare e vedervi Falco Mozzo, martedì sera alle ore 20.30 sul canale 628. Adesso passerei all'altro girone, il girone F, quello dove vede una classifica, adesso poi facciamo vedere la classifica, veramente strana, veramente bella da seguire questo campionato, poi non so se a livello alto o a livello più basso, però mi sembra che anche a livello sia abbastanza alto. Sellero Civitatese a 13 punti, sono nella parte destra, è incredibile, a 3 punti dalla vetta. Ieri c'era Barallello Castellzato, possiamo partire con le immagini, tra questo Barallello Castellzato c'era Sellero Virtus Lovere, che ha garantito la Virtus Lovere di balzare al secondo posto in classifica. Questo è l'ingresso in campo, come tutti i campi hanno osservato una lettura, mi sembra come ha fatto la prima la serie di Anna Frank. Ecco, io spero che, non so cosa possa servire queste cose, però niente. Esatto. Niente. Esatto. Un po', non voglio tirarmi solo di chissà che cosa, però un po' lo tito l'ha fatta in maniera maldestra, mentre facciamo questa sceneggiata, l'ha fatta forse per dire tanto poi alla fine non risolviamo niente, perché la domenica dopo succederà ancora qualcosa. Questo è il gol di Pietro Bolli. Diciamo una tiratina di orecchia, posso fare all'Eco una tiratina di orecchia? Perché sulle fotografie del giornale c'era visto. La formazione che è scesa in campo ieri, Tomasoni non c'era, Valotta non c'era. Sì, la formazione è alla foto di Virtus Lovere Barallello. Esatto. Non c'è stato il passaggio di Mostaglini e Pietro Poli su questo gol, ma è stato un disastro una difesa del Castellzato. E la Virtus Lovere, che domenica andrà a Castellzato a giocarsi questa partita, dovrà essere brava lì. Palla a terra, la difesa del Castellzato per me su palla a terra ha delle difficoltà, su palla alta hanno contrastato la grande Mostabilini, dunque qualcosa hanno davanti. Castellzato mi ha impressionato, bella squadra, molto veloce, che sa far male, dunque la partita Sergio Guarini dovrà giocarsela lì. Qui Arizzi si salva in qualche modo su una palla che andava dentro e poi ci sarà il gol del Castellzato. Sembrava un pronti via, partita scoppiettante, qua Piantoni sbaglia, rinvio corto, la palla termina sul lotto, conclusione e uno pari. La calzata forte, la tenuta bassa è stato bravo. Sì, è stato bravo lui, la difesa ha sbagliato secondo me qualcosina a rinviare, la difesa che è la migliore, quella del Barallello è la migliore difesa del campionato di prima categoria. Forse, cioè l'errore è questo, finito. Il rinvio. Questo è l'errore. Sì, qua. Ma che cosa fai da quando si rimette una palla centrale? Sì, sì, è vero. Ma di cosa stiamo parlando? Di collo pieno. Cioè forse, cioè questo qua è un errore gravissimo, cioè è un errore che non deve succedere. Anche perché proprio, non è che dici è sbagliato l'intervento, è andata di piatto a mettere la centrale, mentre collo pieno. Poi a prescindere che poi questo se l'ha postata, è passata in mezzo due gambe, il portiere sì, che tra l'altro se non sbaglio l'ha fatto Piantoni, che quest'anno sta giocando benissimo. Fin ieri è espulso al 49esimo. Cioè, io credo che comunque a parte tutto l'errore è un errore singolo, sono due squadroni, sono due squadre che meritano la classifica che hanno e quindi speriamo che il Barallello continui con questo trend positivo, perché mi piace vedere il Barallello lì avanti.
Stanno facendo un ottimo campionato, c'è poco da dire. In un girone, secondo me, molto difficile per volerlo vincere questo campionato. Molto curioso, ma puoi farlo, adesso se rientrano, sta tornando i Camanini, hanno lì dei giovani interessanti, questo fuori gioco... Tutta sì, la vita. Sembra che ci sia. Tutta la vita, è avanti, fuori gioco è avanti due passi. Ieri mi è piaciuto, almeno sotto tanti aspetti, mi è piaciuto Simonetti, che è un giovane che sembrava, grosse potenzialità, poi sembrava un attimino perso, invece ieri è tornato a fare un giocatore importante, deve essere più convinto di quello che fa, perché certe volte saltava l'uomo con velocità e poi... E poi mancava magari quell'uno per fare 31. Non è stata una gran bella partita, onestamente, fra le due prime in classifica, forse magari ci aspettavamo qualcosa in più. Camanini è fuori gioco, poi c'è stato il gol annullato a Piantoni, perché è arrivato il gol del 2-1, eccolo qua. Però c'è un fallo di Mostabilini su questo difensore, che noi non riusciamo a vedere perché è un fallo dietro lì, è stato un errore secondo i Mostabilini, perché il difensore lì non sarebbe mai andato a contrastare Piantoni, che poi aveva fatto il gol. Ma purtroppo c'è stato quel fallo, non è stata una grande prestazione neanche del Mosta, infatti l'arbitro ha fischiato subito il fallo proprio di Mostabilini con delle polemiche in tribuna. Averne di poi... Mostabilini? Sì, ieri sì. Non è stata... Con Camanini e Petropoli che attacca la profondità. L'anno scorso è impressionante, adesso sta mancando Camanini, Mostabilini sta facendo grosse prestazioni, ieri non è stata, forse contrastato molto bene la difesa della formazione avversaria. Sentiamo però dai, perché poi di occasioni ce ne sono state poche, sentiamo Marco Chiodi a fine partita. Allora, con Marco Chiodi commentare questo scontro al vertice, finito 1-1, insomma non è stata, pronti via sembrava anche una bella partita perché al quindicesimo eravamo già quasi sull'1 pari, vantaggio del Baradello, pareggio loro e poi non è stata una gran bella partita, poche emozioni, pochi brividi per i due portieri, quasi più la paura di perdere che la voglia di vincere. Sì, beh, è emersa questo, si è visto un po' questo sul campo. Noi abbiamo avuto la fortuna di andare subito in vantaggio dopo 10 minuti, la partita si era messa anche bene, invece poi sono emersi tutti i nostri limiti dove negli spazi ampi facciamo fatica a gestire, facciamo fatica e questo è una cosa dove dobbiamo lavorare molto. Beh, oggi si è visto che anche questo Castrezzato, che bisogna valutarlo un po' fuori casa, era insieme a voi in cima a classifica, penso che sia una squadra che resterà lì, perché davanti il centrocampo è davanti a un buon potenziale, dietro magari qualcosa concede però. Sì, sì, anche a me ha fatto una buona impressione dalla tre quarti, dalla metà campo in su, e i valori ci sono in tutte le altre realtà, squadre così, sicuramente hanno anche loro dei giocatori dove come esperienza e come capacità sicuramente non sono secondi a nessuno e quest'anno il fatto che ci sia tutto questo equilibrio è dato anche da questo. Oggi è mancato lì davanti, è mancato quasi l'iniziativa personale, cioè magari anche il Mosto magari ha tenuto pochi palloni, Pietro Poli a parte il gol dopo poche volte si è riusciti a saltare l'uomo e puntare verso la porta o anche quando si è riusciti poi o un passaggio di troppo o... Sì, ti dirò che non siamo stati lucidissimi e questo è quello che è emerso dalla partita dove non abbiamo fatto una gran partita sotto l'aspetto tecnico proprio perché c'era tensione, si sbagliavano le cose anche le più semplici, le giocate più lineari dove ti portano magari ad avere la superiorità numerica e avere anche magari la possibilità di andare a concludere in porta, quello che abbiamo fatto poco. Hai provato con tutti i cambi, anche perché dal quindicesimo al secondo tempo, al quarantesimo circa, loro si sono passati. Sembravano in difficoltà, sembrava un momento buono per il Baradello, poi nonostante i cambi, nonostante Camanini, nonostante ha provato a cambiare più giocatori, non è arrivato il gol, non è arrivato neanche grossi pericoli per chiudere. Sì, ho provato a mettere la seconda punta per dare pressione a loro, ai due centrali, e poi avevo Camanini e Pietropoli sugli esterni e ho voluto provare a mettere un po' di brio, ma purtroppo questa cosa non è bastata, però non abbiamo perso, abbiamo segnato un punto contro una diretta concorrente, e va bene così. Palota, che oggi fuori a sorpresa, meno dalle tribune a sorpresa. Ma Valo è dall'inizio, dal 17 di agosto, che sta tirando la carretta, poveretto, e fa del suo modo di giocare sempre a mille. E io sinceramente l'ho visto un po' stanco e ho voluto farlo rifiatare. Penso che Valo sia un valore per questa squadra
non credo che cada il mondo se l'ho lasciato fuori una domenica. Ultima domanda, l'abbiamo visto qua sotto gli spogliatoi, a Piani, deve rientrare l'infortunio, è pronto a rientrare? Ma mercoledì inizia a correre, siamo fiduciosi, bisognerà lasciargli il tempo per recuperare e anche lui sicuramente sarà un valore che a noi darà una grossa mano. Vecino, sentiamo. Andiamo allora, torniamo in diretta dopo sentire Chiodi perché c'è Sello Vitusovre. Parti subito con le immagini, Felix, andiamo a vederci questa partita, questo derby, se vogliamo così chiamarlo, anche se è più vicino l'Ovre Clusone che Sellero e l'Ovre, dove il Sellero va in vantaggio, prima sconfitta del Sellero campionato, resta solo il Baradello adesso imbattuto in questo girone lì, prima categoria, ma poi l'Ovre, la Virtuosovre l'ha ribalta con Cortari e Battista, due firme importanti. Il gol arriva da metà campo di Poiati, andiamo a vederci Magrini cosa ha fatto, strano, un portiere come Magrini che magari ha subito questo gol da centrocampo. Sì, che segnale è? Risposta importante, perché comunque avevi perso in casa col Baradello, era stata una sconfitta pesante. Hai perso in Coppa col Chiuduno. Esatto, quindi due sconfitte in serie pesanti e andare a vincere a Sello con una squadra che fin qui non aveva mai perso è sicuramente un segnale importante. Per quanto riguarda questo gol, è incredibile. Se pensiamo che Magrini è un portiere che per la categoria è straordinario, è forse anche di due categorie superiori. Devo andare da Luca. L'ha battezzata fuori. Non ha provato neanche a prenderla, quindi per me l'ha considerata fuori. Cioè non ha proprio neanche accennato di andare a prenderla. E quindi tradito dal rimbalzo. L'errore è stato condizionato dal fatto della sua scelta di pensiero e basta. Quindi sì, che sta. Poi se il loro rimbalzo è strano, non sai dove rimbalza. Il campo veramente. Una buona reazione comunque della Virtus Over in maglia a nera, perché ha saputo reagire. È una partita delicata per lei, perché in settimana è uscita dalla Coppa quando bastava il pari col Chiuduno. Avevi perso in casa col Baradello, insomma. Poi ti posso dire una cosa, non puoi uscire col Chiuduno dalla Coppa. Ma attenzione, guarda che il Chiuduno è grossa squadra. Sì, ho perso col Val Cavaglio. Quando, singoli, sì. Quando si attacca con Bosis e Caldara non ci si può nascondere. Cortali che va a segnare di testa l'1 pari contro la formazione del Sellero, poi prova il Sellero ancora in avanti e arriverà invece il gol di Abattista che dà il 2-1 alla Virtuosovre, la scavalca in classifica, l'infligge la prima sconfitta, insomma è una Virtuosovre che si rilancia, questo è il gol di Abattista, è una Virtuosovre che domenica avrà un test importante, quello di Castreggiato, dove lì insomma ci sarà una partita che Gualeni potrebbe strizzare l'occhio questo. E poi in questa classifica sono praticamente tutti scontri diretti, perché quando hai 8 squadre in 3 punti ogni partita è uno scontro diretto, chiaro. Poi è Castrezzato, perché è stato che in questo momento davanti a Barello sicuramente è una partita importante, dopo aver vinto a Sellero cercherà di dare continuità. Sentiamo il Cino Berlinghieri, prima che siamo mai in chiusura, dovrebbe essere lui il giocatore della Virtuosovre intervistato, andiamo a sentirlo a fine partita. Sì, diciamo che abbiamo fatto una buona prestazione, una partita difficile contro un avversario tosto con delle belle individualità, tra cui davanti una squadra molto forte, secondo me tra le più forti che abbiamo nel campionato con queste singole individualità che hanno. Hanno trovato un gran gol con Poiati, però poi alla fine noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo giocato una buona prestazione, abbiamo accorciato bene, abbiamo tenuto la squadra corta e alla fine penso che il risultato ci abbia premiato per il lavoro fatto in campo. Manca la continuità e penso che stiamo lavorando su determinate situazioni, sulle due fasi, e pian pianino penso che con questo gruppo che è eccezionale riusciremo a trovare la giusta continuità, perché abbiamo un buon gruppo, una buona squadra. Col lavoro di mister Gualeni penso che andremo a fare un ottimo campionato. La pazzia di Poiati ci ha dato il permesso di andare in vantaggio, poi mi assumo le mie responsabilità, ho fatto qualche cambio azzardato e ho sbagliato, devo ammettere gli errori, a volte li indovino, a volte li sbaglio. Oggi la responsabilità della sconfitta me la assumo io. E non la squadra, insomma, ecco, la squadra ha giocato e purtroppo io ho fatto degli errori nei cambi e abbiamo pagato. Pur vero che la legge dei numeri prima o poi questa sconfitta deve arrivare, dispiace perché è arrivata durante un derby, però ecco niente, ci sono tutte lezioni che ci servono per poter migliorare e andare avanti. Sappiamo che dobbiamo soffrire a centrocampo giocando così, in maniera così azzardata.
Poi ecco, abbiamo subito i due gol anche in maniera un po' rocambolesca, non sufficientemente attenti, però del resto quando concedi 30 calcio d'angolo alla squadra avversaria c'è qualcosa che non va e va sistemato e va migliorato. Sì, sicuramente rammarico c'è perché adesso perdiamo, abbiamo perso la possibilità di andare avanti in classifica, quindi adesso la classifica si accorcerà ulteriormente. Il nostro obiettivo rimane la salvezza quanto prima, dobbiamo però andare a migliorare in fase di non possesso palla, non poco insomma, ecco. Allora rientriamo in diretta, ma solo per chiudere, per ringraziare Gazzagono, perché abbiamo già sforato i 2 o 3 minuti, poi questo è il bello della trasmissione, ci sono tante immagini, tanti contributi da portare. Ma Felix è contento se sforiamo. La cosa importante è quello, speriamo di non annoiare a casa e di portarvi il nostro calcio a casa vostra. Ti ringrazio Luca Carminati, il mio ospite. Obrigato, vengo ospite anche lunedì prossimo. Volevo sapere dall'Inter, dalla regia di Paolo. 1-2? 1-2 pareggio di Pazzini, poi vince. Molto bene Perisic. Quando Paolo ha detto Perisic si è illuminato lo studio. Si è illuminato lo studio anche senza fari, infatti stiamo andando senza fari. Vabbè, allora, grazie Maurizio Ebbi, grazie a voi ovviamente per la chiesa del Pesce, ci rivediamo. Grazie a Stefano. Grazie a voi. Velocemente ringraziamo tutti quelli che ci portano immagini, chi lavora dietro le quinte per tempi supplementari. Ci rivediamo lunedì prossimo, sempre in diretta alle 20:10 circa. Buona serata. Ciao.